Buongiorno a tutti. Allora, la registrazione di oggi è iniziata e noi dobbiamo far fede comunque alle slide preparate, se vogliono partire. Con calma, c'è fretta. Ah, ce l'abbiamo fatta. Ok. Oggi iniziamo, ragazzi, con un argomento un po' più ciccioso. Un argomento che ci vedrà molto coinvolti, perché per la prima volta apriremo Grasshopper, forse non per la prima, per tutti per la prima volta, però apriremo Grasshopper e faremo i primi passi, quindi cominceremo veramente da 0000 e in qualche modo cercheremo anche di arrivare a costruire qualcosina. Vi anticipo già che se non riuscissimo, data la volontà proprio di andare lenti, a completare tutto il percorso oggi, continuiamo la prossima volta. Se invece andate troppo veloci, io sono contento, ci inventiamo qualcosa di nuovo la prossima volta. Se comunque ritenete non sufficienti diciamo, gli argomenti che trattiamo oggi, io vi chiedo di dirmelo tranquillamente, perché nel caso facciamo delle integrazioni. Già dalla prossima volta, in modo tale da veramente darvi uno strumento funzionante, cioè che voi sappiate utilizzare. Ero andato a rivedere la registrazione per curiosità, sì, era partita. E anche se è tutto bloccato con il mio computer, ok, togliamo di mezzo questo, partiamo da zero, quindi metri, centimetri, quello che ha. Ok. E andiamo a vedere quindi che cosa sarà, quali saranno gli argomenti del giorno. Altra piccola postilla, io ho preso diciamo, quella bozza che tra l'altro è stata anche pubblicata più volte sui social e l'ho leggerissimamente rincicciata, rimixata e rincicciata, perdonatemi, l'onomatopea, in modo tale da dare un senso ancora più compiuto a questa lezione, e quindi ho spostato un pochino gli elementi, ma sono gli stessi, anzi c'è qualcosina in più in realtà. Iniziamo dagli elementi dell'interfaccia e come muoversi all'interno del canvas di Grasshopper. Allora, qualcuno con me l'altro giorno ha già imparato dove sono, diciamo, le parti salienti da toccare per muovere i fili di Grasshopper. Qualcun altro oggi inizia. Non il mio Grasshopper, perché è rimasto bloccato. Vabbè, facciamo così, tagliamo la testa al toro, apriamo una nuova sessione di Dinoceros, cercando di chiudere la vecchia, se mi è possibile. Oggi il mio computer anda molto lento, ma non fa niente. Allora, spero che tutti voi abbiate Rhinoceros installato. Dalla versione 6 in poi, Rhinoceros in realtà è integrato all'interno del mondo di Grasshopper. Scusate, Grasshopper è integrato nel mondo di Rhinoceros. Tanto che dovrebbe esserci un'iconcina nella prima tab di Rhinoceros, qui in alto, con disegnata una cavalletta, un grillo o quel che è, su sfondo verde. Se non la doveste trovare, in ogni caso, Grasshopper è richiamabile da Rhinoceros semplicemente scrivendo Grasshopper e premendo invio. Il caricamento diciamo, della finestra di Grasshopper è fortemente di peso, il tempo di caricamento è fortemente di peso da quante plugin avete installato. Come noterete, io sono, diciamo, un accumulatore seriale di plugin e quindi ci vuole un pochino per aprire la mia finestra di Grasshopper. Da voi invece credo e spero sia molto più rapido questo processo. Avete già fatto, scommetto. Perfetto. Però, quando comunque abbiamo finito, abbiamo a disposizione questa finestrella che vi do già da subito un indirizzo su questo. Questa finestrella
quindi sì, tutti i comandi di Rhinoceros, di Grasshopper, però deve comunicare con Rhinoceros, sta già comunicando con Rhinoceros in qualche modo, anche se non ce ne rendiamo conto, tant'è che spesso la finestra di Grasshopper e la finestra di Rhinoceros, no, questo qua non lo posso tenere a tutto schermo, altrimenti va male. Perdonatemi, la finestra di Grasshopper e la finestra di Rhinoceros vivono una accanto all'altra. Ah, ok. Per ora non guardiamo cosa succede su Rhinoceros, guardiamo solo ciò che succede su Grasshopper, però piano piano nel tempo cominceremo a capire quali sono le intersezioni tra le parti e anzi ne beneficeremo. Ma ancora prima di tutto questo dobbiamo sicuramente capire come ci si muove all'interno di questo nuovo strumento, che cosa contiene al suo interno. Allora, in alto abbiamo sicuramente notato subito la visualizzazione di una serie di componenti, questi si chiamano componenti, appunto queste iconcine, che sono dei comandi, se vogliamo, poi li vedremo meglio, li definiremo meglio, che noi possiamo attivare e portare in scena con un semplice clic. Ne esistono di diversa natura, impareremo un pochino a conoscerli, ne prendo a casaccio. La suddivisione di questi elementi, di questi componenti, è fatta in modo tale da avere una sovrapposizione in schede, che voi probabilmente avete visualizzata in questa maniera, quindi con dei testi. Ora, siccome i testi, avendo tutte queste plugin installate, risultano praticamente una sola lettera. Io per comodità ho cliccato destro su queste tab e le ho trasformate in icone, display as icons. Questo ha fatto sì, insomma, di ridurre leggermente gli spazi e laddove presenti, saranno visibili da subito delle iconcine. Non sono sempre presenti, quando non ci sono le iconcine. Scusate, scompare tutto. Ok, c'è una lettera, di solito la prima, identificativa della plugin stessa. In, per esempio, in questo caso, Kangaroo è definito da una K. Questa coccinella è Ladybug, la impareremo a conoscere. Però, come avete capito, insomma, esistono entrambe le soluzioni di visualizzazione. Se ne avete veramente pochissime, in realtà potete lasciare display as text, perché il nome, tra l'altro, sarà espresso in modo completo. A me praticamente il solo matt riesce a essere completo qui in alto, quindi eviterei. Ognuna di queste schede, però, è ulteriormente suddivisa in sezioni. Queste sottosezioni, di volta in volta, cambiano, prendono un nome e ci danno un pochino la possibilità di settorializzare e ritrovare, ciao, e settorializzare con cura diciamo, la tipologia di componente, perché scopriremo fra pochissimo che tutti questi componenti, ognuno di questi componenti ha un valore specifico, non possiamo metterli a casaccio. Anzi, sarà proprio questo il bello diciamo, di lavorare con Grasso per dare un ordine alle cose. Detto ciò, aspettate, metto nella visualizzazione più classica, ecco. Ogni volta che noi porteremo degli elementi all'interno della nostra scena, questi compariranno con una certa grafica. In questo caso, a parte che è diventato arancione, non avrei voluto, vediamo se questo, ecco, non diventa arancione. Spesso e volentieri voi avrete inizialmente almeno una visualizzazione molto contratta, nella quale saranno presenti degli elementi di input, degli elementi di output, che li capiremo meglio, e una scritta verticale al centro. Non è la visualizzazione migliore, successivamente la modificheremo, ce l'adatteremo in modo tale da avere, come dire, una visualizzazione più comoda di tutto questo. Ora inserisco a casaccio degli elementi solo per permettermi di fare una cosa: spostarmi all'interno del canvas. Lo faccio con il tasto destro premuto sul mouse e si attiva il panning. Lo zoom chiaramente,
può essere fatto invece solamente con la rotella. Avrete notato che l'operazione di panning in realtà a volte è, diciamo, intrinseca anche nello zoom, in quanto un pochino come succede nei CAD, anche in AutoCAD se non erro, zoomando indietro in un punto e zoomando in avanti nell'altro, in un altro, dove voglio andare a definirlo, diciamo, il quadro si decentra, quindi in qualche modo è come se venisse integrato anche questa operazione di panning. Per selezionare abbiamo detto come si fa, per inserire, scusate, un oggetto abbiamo detto come si fa, per cancellare un oggetto semplicemente la tastiera un bel calcio. Per gli utenti eventualmente Mac credo che funzioni in quel caso il backspace, che su Windows invece no, non funziona, vuole veramente il calcio. Bene, bene. Fin qui erano un giochetto, ok? Qui abbiamo scherzato. Ah, un'ulteriore però informazione ve la devo dare. Quanto è grande il canvas di Grasshopper? È infinito. È infinito perché io posso andare di lato all'infinito. Davvero non c'è fine, quindi è inutile che io ci provi. Però abbiamo un inizio del foglio. L'inizio è ben visibile. Tante volte io mi perdo. Potrei aver messo un componente in una parte così remota e sperduta che lavorando nella primissima parte io perdo per mille motivi. Allora, esistono diciamo, degli zoom su tutta la scena o localizzati sulla selezione a seconda diciamo, delle preferenze e li troviamo qui, in questa sottobarra, che ci dà la possibilità di zoomare su tutta la scena. In questo caso ho zoomato così tanto indietro che i piccoli gruppetti di componenti che ho inserito sono praticamente invisibili, però so che ce ne sta uno di qua e uno di là, quindi da qualche parte lo dovrò ritrovare. Magari posso fare anche una selezione e fare lo zoom sul selezionato. Eccolo qui. Con un pochino di pazienza io posso cliccare al centro dell'oggetto e ritrascinarlo. Con tanta pazienza, ritrascinarlo verso il bordo. Se mi metto col bordo della freccetta, sta, anche se non ce ne rendiamo conto, sta scorrendo il canvas. Ecco, abbiamo ritrovato il componente e non sono più orfani. Quanto devono stare distanti i componenti non è importante, l'importante è che siano collegati bene, poi lo scopriremo. Da subito però vi prego di fare sempre attenzione a quanto sarà complesso il processo che andrò a costruire. Io vi dico una cosa, più il processo sarà complesso e meno sarà facile per voi intervenire in caso di guasti. Quindi cerchiamo di tenere le cose il più semplici possibile, soprattutto all'inizio. Poi se vi sentirete un po' più confident, ok, andrete magari avanti e combinerete cose assurde che magari richiederanno davvero tutto lo spazio infinito messo a disposizione dal canvas. Però inizialmente io vi prego di utilizzare, quando fate queste operazioni, la logica del KISS, scritto come bacio, KISS, che è un modo di procedere, il cui acronimo sta per, scusate, per Keep it simple and stupid. Perché semplice e stupido è meglio certe volte. Perché è molto più semplice da gestire per voi e molto più semplice da riparare eventualmente. E i ragazzi del corso di ambientale hanno già capito dove bisogna andare a riparare a volte, cioè che non è così scontato che tutto funzioni sempre. Io in quel caso, per esempio, faccio una postilla solo appunto per gli studenti che hanno avuto a che fare col giorno rappresentativo. Non ho utilizzato quel genere diciamo, di modalità di procedere. Non ho lasciato tutto semplice e stupido, ma ho stupidamente complicato le cose. Tant'è che sto riscrivendo tutto da zero in modo tale da evitare anche tutti i problemi che sono sorti.
Però un processo così lungo chiaramente vi dà la sensazione di star controllando una cosa molto importante, però di contro non è detto che noi abbiamo sempre la possibilità di gestire tutto quel marasma di cavi. Quindi teniamole così semplici, che tanto non c'è bisogno di farsi del male da soli. Detto ciò, ancora vi do delle piccole informazioni riguardo al file aperto. Inizialmente, io senza neanche dirvelo, quando eravamo in una visualizzazione simile a questa, ho brutalmente inserito dei comandi all'interno. In questa scena, però, lui mi sta proponendo con dei rettangolini verdi, ma potrebbero essere anche di altro colore, tipo rossi o blu sui vostri PC. Questi rettangolini altro non sono che dei rimandi a file recenti. Se io vado a inserire in scena qualcosa, lui è come se creasse subito un nuovo file. Sarebbe lo stesso se andassi su file e premessi sul primissimo comando il new document. Quindi crea un nuovo file e da lì comincio. Ora, anche se non ve ne siete accorti, abbiamo aperto due sessioni di Rhino, cioè di Grasshopper, ma una sola sessione di Rhino. Lo rimetto di qua di lato, ecco. Perché questo è possibile? Perché benché io possa avere un solo modello Rhino aperto per volta, posso in realtà switchare tra vari file di Grasshopper. Posso anche chiuderli, eventualmente mi viene chiesto di salvare, il solito. I file di Grasshopper convivono con i file di Rhinoceros, ma non debbono essere per forza rapportati uno a uno, nel senso che per ogni file di Grasshopper potrebbero esserci più file di Rhinoceros. Lo impareremo piano piano questa cosa. Tante volte per un file di Grasshopper non esiste neanche il file di Rhinoceros allegato. Può essere che Grasshopper viva di loro. Quindi che succede? Che dovranno stare nella stessa cartella? Sarà necessario questo? No, non è necessario assolutamente, ma è buona norma che se sono nella vostra, diciamo, idea collegati, il file di Grasshopper e il file di Rhinoceros, questi vivano insieme, convivano. Un esempio, tornando sempre, io faccio settorializzo purtroppo solo agli studenti del corso di ambientale. Quando vi ho dato il file del giorno rappresentativo, se ricordate bene, non c'era allegato un file di Rhinoceros al file di Grasshopper. Dico male? Voi avevate solo il GH. Questo è un esempio, ecco. Poi ne vedremo altri. E vedremo altri anche in cui sicuramente invece il 3DM, quindi il file di Rhinoceros, è fondamentale. Ve lo dico già così anche per anticipazione, il file di Rhinoceros è fondamentale quando c'è di mezzo una geometria. Se noi utilizziamo Grasshopper per un uso praticamente solo funzionale, è molto probabile che la geometria neanche esista. E quindi a che ci servirà un file di Rhinoceros allegato? A nulla. Chiudo qui, con queste elucubrazioni andiamo alla ciccia. Andiamo alla ciccia. Allora, dinamiche di input e di output. Ok, questo prevede il menu. Dunque, per far questo io ho preparato, per vedere queste cose qua, io ho preparato un file. Ok. Andiamolo ad aprire al suo inizio, ok, che è anche un pochino la fiera campionaria delle possibilità di Grasshopper. Iniziamo appunto da come funziona Grasshopper, come lavora Grasshopper. Iniziamo dalle dinamiche di input e di output. Nella visualizzazione che vedete, e sono presenti in scena, a parte vabbè, i titoli, e quelli servono solo per capirci, altri elementi grafici, in particolare due gialli e un grigio. Parliamo per colori. Allora, i due gialli
sono di fatto un input e un output. Sono dei pannelli, come fossero dei post-it. Immaginateli così. Dei post-it che scopriremo ci permettono sì di scriverci dentro, ma anche di leggere il contenuto di qualcos'altro. Quindi possono essere input per il nodo successivo e output per il nodo precedente. Non è sempre così all'interno di Grasshopper, ma noterete che spesso i componenti hanno questi pallini bianchi, sia sulla sinistra che sulla destra. Quando parliamo diciamo, dei pallini bianchi che sono rivolti con la faccia verso sinistra, scusate per voi di qua, okay, con la faccia verso sinistra, stiamo parlando di input. Verso destra chiaramente saranno degli output. Il numero di input e il numero di output è variabile. Non, diciamo, non è interdipendente, ma chiaramente può essere diverso e diversificato a seconda del componente che stiamo utilizzando. In particolare, se andiamo a leggere il contenuto dell'input e il contenuto dell'output, possiamo anche un pochino immaginare che all'interno è successo di questo componente sta succedendo qualcosa, che modifica un input, lo macina e lo risputa in modo diverso. In particolare, secondo voi, che sta succedendo? In input avevamo scritto delle cosine. Io avevo scritto I am an input nella prima riga, I am another input nella seconda riga. Succede qualcosa qui al centro e viene fuori I am an output e I am another output. Secondo voi cosa sta succedendo all'interno di questo componente qui? Come niente, avevo un input, mi tengo, adesso ho una frase diversa, cioè avevo I am an input, che ricompare, scusate, e qui invece compare I am an output. Qualcosa è successo qui, deve essere successo per forza qualcosa. Esatto, in particolare è stata fatta un'elaborazione, uso questo termine, dedicata però alle stringhe. Cosa sono le stringhe? Le stringhe sono in realtà campi di testo. Ok? Quando scrivete su Word state scrivendo del testo, ma no? Quelle sono in questo caso stringhe. Abbiamo due stringhe di testo. La prima diceva I am an input, la seconda I am another input. Questo componente, che guardate un po', se mettete la testa di lato, leggete che c'è scritto replace text, sta cercando un testo e lo sta replaceando, come si dice in italiano, lo sta sostituendo ad un altro testo. È il trova e sostituisci, se vogliamo, di un qualsiasi editor di testo che abbiamo anche sul blocco note. Vi è mai capitato di usare il trova e sostituisci? No? Facciamo un test al volo. Blocco note, non notepad, voglio proprio il blocco note di Windows, quello più semplice del mondo. Ok, se io scrivo questo testo nell'editor di testo, posso, con un comando particolare, andare a sostituire la riga. Scusate, la parola input con la parola output. Sostituisci tutto e guardate il risultato. È lo stesso che avevamo su Grasshopper. Non salvo, è inutile. Chiaramente abbiamo fatto questa operazione però all'interno di questo mondo nuovo. Ora, abbiamo capito che c'è un input, abbiamo capito che c'è qualcuno che lo macina, abbiamo capito che c'è un output, ma come faccio io a capire chi fa cosa? In realtà devo andare a leggere e, perdonatemi, in realtà, double name, ecco, in realtà se l'aveste fatto voi avrete avuto, purtroppo, avreste avuto una visualizzazione leggermente diversa da quella che ho avuto io.
Io l'ho già messo comodo, vi chiedo scusa perché l'avevo salvato già in quella modalità. Se voi lo fate per la prima volta, un'operazione del genere, poi scopriamo anche come si fa, i vostri componenti purtroppo in input e in output non sono completamente verbosi. Quindi al posto di parole intere, su questi componenti ci sarà solo una lettera. Una lettera per ogni input, una lettera per ogni output. Questa è una condizione un po' complicata e tra l'altro anche al posto di replace text, guardate, rap. Che è rap? Boh. Cioè, a meno che voi non lo sappiate, che qualcuno ve l'ha detto, è un po' complicato scoprire come, diciamo, co cosa fa questo componente. Quindi, nella maniera più complessa possibile, quindi quella di base, se io volessi scoprire che cosa fa questo componente, io sarò costretto a trascinare il mio mouse al di sopra dei vari componenti, quelli grigi in particolare, e comparirà una piccola finestrella che mi dà delle informazioni aggiuntive. Se appunto sto al centro, se non altro, lui mi dà tutta la stringa del titolo, replace text, tra parentesi rap per gli amici. Poi sotto, se lo sviluppatore è stato gentile con noi, ci dà una informazione di carattere specifico, nel senso che ci dice, ci racconta come si utilizza quel dato componente in generale. In questo caso ci dice che questo componente servirà per sostituire tutte le occorrenze, non mi viene il termine più adatto, di un testo specifico con un altro testo. Quindi abbiamo capito che cosa fa, no? Però lo prendiamo comunque ad esempio. Gli input a questo punto saranno tre. Perché saranno tre, ma io ne ho connesso uno solo? Allora, il primo innanzitutto chi è? È il testo di base, quello che io ho scritto sul blocco note, per capirci. E se io ci sto per un attimino, mi dice che è il testo su cui voglio operare. Io traduco anche velocemente se posso, però se... diciamo, tante volte leggerò anche in inglese se non è un problema. Il secondo mi chiede il fragment to replace, appunto, ecco, è capito adesso, cioè il frammento di testo che io voglio andare a sostituire, in questo caso la mia parola input. Guardate più sotto, però, benché io non abbia connesso nulla qui, c'è qualcosa scritto dentro e lo leggo dal fatto che ci cerco di zoomare sopra. Nella seconda parte diciamo, di questa finestrella c'è scritto one locally defined value, cioè all'interno di questo input c'è un solo valore, ed è la parola input, che è ancora una volta una stringa di testo. Come vedete, questo è un dato che però è stato, si dice, internalizzato. Non è connesso da fuori, poi scopriremo anche come si fanno queste cose. Ce n'è un altro, alla stessa maniera, nel terzo input, che è riferito a ciò che devo sostituire, che mi dà l'opzione già preimpostata con la parola output. L'ho fatto io a casa questo, non esiste di default, però spesso e volentieri molti componenti hanno di default un elemento preimpostato. Se io volessi sostituire invece che la parola input, la parola I am, come dovrei fare? Potrei semplicemente inserire, per esempio, un pannello nuovo e all'interno di questo pannello, con un doppio clic, potrei scrivere I am. Se io questo lo andassi a far interagire con la F, quindi con il dato da ricercare, guardate, vabbè, output, input, no, scusate, non ha senso questa cosa. Lo vorrei invece sostituire con UR. Così prende senso, mi prendo anche lo spazio necessario allargando eventualmente i componenti. Lui in questo momento sta cercando IAM, ovunque lo trova, lo sostituisce con UR.
Come ho effettuato queste due connessioni? Semplicemente prendendo l'output del primo componente e trascinandolo con un pochino di pazienza, e vedete che cambia, quando possibile, cambia anche il cursore. La mia freccetta mi dà l'indicazione che può partire una connessione, che io posso andare a connettere con l'input del successivo nodo. Vogliamo farla tutti insieme questa cosa? Quindi io butto tutto, cioè, o meglio, butto questo elemento qui, centrale, e mi rimangono I am an input e an input un'altra volta. In realtà questo qui, perché c'avevo scritto io dentro, ecco, perdonatemi. A voi comparirà qualcosa simile a questo. Dove trovo il componente per fare il replacement? Lo trovo, se non lo so, semplicemente cercandolo con il suo nome. Potrei, per carità, andare tra le varie schede e spulciarmele tutte, però probabilmente, non sapendo dov'è, sarà più comodo fare un doppio clic sulla parte vuota del canvas e andare a scegliere qualcosa che mi ricorda il comando che devo utilizzare. Allora, sostituisci, in inglese si dice replacement, quindi replace, scusate. Vediamo se esiste qualcosa. Allora, se io scrivo replace, lui mi dà una anteprima di tutti i componenti che, se a naso, potrebbero essere utili. In realtà i meno utili sono lontani dalla mia stringa scritta, mentre dal mio campo di ricerca, mentre i più papabili sono quelli più vicini. Allora, lui mi ha trovato diversi replace. Replace text list, replace text multiple, replace text null, path member. A me, che devo lavorare con i testi, probabilmente interesserà il replace text. Fate voi, anche voi, questa prova insieme a me. Avete provato questo replace text? Ci vuole tanta esperienza, solo quella. Allora, in questo momento noi oggi inizieremo a intraprendere il percorso di conoscenza, diciamo, della grammatica che c'è sotto, cioè come si relazionano le cose tra loro. Però dovrete formarvi un vocabolario. Esattamente come nell'imparare una lingua, avrete purtroppo necessità di tante ore di prova e sbaglia, prova e sbaglia, e rifai. Dimmi, dimmi. Devo dire poi su Wikipedia, però non capisco come mai a completare il comando. Allora, innanzitutto hai anticipato un'informazione importante. Se io butto tutto, no? Faccio da zero. Se io vado a inserire un pannello, questo qui non è detto multilinea, ma scusate, è multilinea. No, non è multilinea, perdonami, mi confondo come lo chiama. Vuol dire che il testo, in realtà, può essere inteso anche con i rimandi a capo, ma sarà una sola stringa. Se io lo dovessi rendere multilinea, quindi con il tasto destro potrei andare a dare questa opzioncina, multiline data, il testo, laddove dovesse essere presente un rinvio a capo, semplicemente di quelli proprio da tastiera, verrà segmentato in diversi testi, in diverse stringhe, ognuna numerata con un indice lateralmente. Vedremo meglio poi come ci si confronta con questi indici. Ora, nel caso voi comunque non vogliate fare questa operazione, l'operazione andrà comunque a buon fine, perché lui troverà all'interno di questo macro testo, anche fosse tutta la Divina Commedia, quindi con tutti i rinvii della Divina Commedia, lui cercherà le parole adatte e le sostituirà. Esempio, ho scritto un testo, non lo creo multilinea in questo caso, faccio in modo che sia tutto uniforme, non ho neanche appunto questi indici laterali. Posso connetterlo inizialmente
questo componente che avevo messo in scena. Vedo già succedere qualcosa di particolare. Da arancione diventerà grigetto. Scopriremo che grigio è il colore della salute, benché un po' strano, e daremo anche poi diciamo, un significato ancora più importante a questi colori. Vi chiedo una cortesia, se qualcuno, io non faccio riferimento ai colori, però non è così strano purtroppo avere dei problemi con il riconoscimento dei colori per noi. Quindi se dovesse esserci qualcuno che ci sta ascoltando anche da casa, che ha problemi a vedere l'arancione, il verde o il rosso, perché hanno scelto proprio questi bei colori in realtà, e non è, purtroppo non è così strano, e vi dirò, anche uno dei massimi esponenti almeno diciamo, utilizzatori di grassoppi italiano ha questo problema. Arturo Tedeschi, quindi se ci riesce Arturo Tedeschi dobbiamo trovare anche noi un espediente. Ditemelo per cortesia, perché farò riferimento, o posso cambiare la tavolozza io dei colori e vi spiego poi come farlo, oppure eventualmente farò riferimento a qualcosa di diverso, altrimenti tra questo e questo per loro purtroppo non c'è differenza. Torniamo a noi. Collego il primissimo componente alla T, che era diciamo, l'operatore del testo, e dovrò però inserire degli input. Vedete che di base non c'è scritta la parola input o la parola output dentro la R, l'avevo scritto io. Noi dobbiamo andare a scrivere qualcosa di diverso. Per esempio, possiamo farlo appunto costruendo un nuovo panel. Innanzitutto, in questo panel dovremo andare a scrivere la parola che vogliamo cercare. Ciao, la voglio sostituire e guardate, posso fare anche un copia e incolla con Ctrl-C, Ctrl-V. Lo sostituiamo con salve. Effettuiamo le connessioni e qualcosa deve essere successo. Per saperlo, io posso stare anche qualche istante sulla R, cioè l'unico output che c'è, dove vedo che appunto c'è il risultato della sostituzione. E in basso, con un po' di fantasia, ecco, leggo che salve, io sono una stringa. È stata fatta questa operazione, quindi è andata a buon fine. Ve lo dice anche il fatto che comunque era grigio, però rimane un pochino morto, nel senso che io a prima vista non leggerò questo risultato, quindi potrebbe passare purtroppo inosservato. Potrebbe essere utile inserire al posto di questo, cioè oltre questo output, un pannelletto, quindi mi faccio un'ennesima copia di questo pannelletto, dove in questo momento c'è scritto salve, ma se io vado a sostituire inserendo un input, vedete che non vado a sostituire, scusate, lo farà lui in automatico. Lui sostituirà qualunque parola che è scritta qui dentro, preimpostata, con il contenuto del nodo precedente, che a questo punto è salve, io sono una stringa, frutto della sostituzione del ciao con il salve. No, non è diventato multilinea. C'è quello zero, hai ragione, però devi considerare che vedi lo zero prende tutta quanta. Hai toccato un tasto dolente, purtroppo. Però non vado avanti in questa spiegazione che arriverà brevissimo, però, non ti preoccupare. Dai simboli. Ah, ok, perché tu avevi già messo mano, purtroppo. Devi togliere l'opzione su Draw Icons e ho tolto anche l'opzione su Draw Full Names.
in modo tale che è come se avessi Grasshopper appena installato la prima volta. Ok, poi però lo rimetteremo esattamente come ce l'hai anche, ce l'avevi tu fino a qualche istante fa, perché è più didatticamente valido. Per mille motivi. Anzi, integreremo ancora di più questa cosa. Tutto chiaro fino ad ora? Ok, questo era un giochino. Era giusto per capire le dinamiche di input e output, ma chiaramente se avete da sostituire dei testi usate gli strumenti adatti. Andiamo a scoprire insieme, visto che abbiamo già iniziato, il significato dei colori. Come vi dicevo, questa è una palette che è modificabile, però di base prevede l'utilizzo di colorazioni standardizzate tra il grigio, arancione, rosso e eventualmente il verde. Iniziamo col grigio. Gray is ok, ok? Quando c'è il grigio vuol dire che l'elemento sta funzionando in modo corretto. Quando c'è l'arancione, solitamente non sta funzionando sicuramente, ma non sta funzionando per una mancanza nostra. Vuol dire che manca un dato all'interno del componente stesso. Vedete questi due, effettivamente. Sono dei componenti, su uno c'è scritto geo, sull'altro vec, quindi sarà un vettore e l'altro una geometria generica, che sono morti, dei run morti, perché non hanno nulla al suo interno. Se io sto per qualche istante, mi dice in questa finestrella empty geometry parameter, vuol dire che è vuoto. Stessa cosa sul vector, tiro un po' più su, empty vector parameter. Ok, quindi quando io trovo l'arancione vuol dire che la mancanza, l'errore l'ho fatto io, o meglio, l'errore è una mia mancanza. Talvolta però, d'arancione si passa a qualcosa di più grave, il rosso. Rosso significa che il dato c'è, ma non è corretto. Il dato di input c'è, ma non è del tipo corretto. Per esempio, io ho provato a inserire in questo caso scusate che no, perché non scompare? Non scompare più, vabbè, ce lo teniamo. Ho provato a inserire un testo con scritto 0,0,0 all'interno di un panel. Lo vedete trasparente, ma è un panel tanto come quelli gialli, eh? Tanto come questo qui, solo che l'ho reso trasparente, si può cambiare il suo colore. L'ho inserito all'interno di un componente che non accetta questa formattazione di testo. Scopriremo poi che questo tipo di componente in realtà è un cerchio, c'è scritto, mentre questa formattazione di testo, questo testo in realtà fa riferimento a, un pochino ci potete arrivare, a cosa? 0,0,0. Lo riscrivo anche qui meglio. 0,0,0. Ecco qua, almeno, ecco così scompaiono quegli elementi grafici sopra. Questo 0,0,0 può far riferimento alla formattazione di un punto. In particolare, queste sono le coordinate del punto 0,0,0 della griglia di Rhinoceros. Poteva essere anche una terna di altri numeri. Oltre che a un punto, piccolo spoiler, è la stessa formattazione anche di un vettore. Di matematica purtroppo ce la dobbiamo inserire qua, scusate. Chiaramente un punto non può essere un cerchio, quindi mi sta dicendo: ehi, ma che roba mi stai dicendo? Ok, io non ci riesco a capire e quindi divento rosso. Fate attenzione che sia quando diventano arancioni questi componenti, sia di quando diventano rossi, viene presentato, almeno se non avete cambiato strane opzioni dentro Grasshopper, un balloon. Questo è uno dei metodi che in realtà possono essere utili anche a chi non distingue la gradazione di colore, no? Questo balloon può essere interrogato con un click e mi dovrebbe dare un suggerimento su cosa ho sbagliato. In particolare, sull'arancione mi dirà manca un dato geometrico. Sul vettore, stesso discorso, manca il dato del vettore,
Sul rosso mi sta dicendo la conversione del dato da punto a cerchio non mi è possibile. Quindi io mi blocco. Aggiungiamo un altro tassello, altri due tasselli. Anzi, tre. Uno che non vi ho ancora detto. Se io li seleziono, avrete notato, diventano verdi. Ok? Teniamo questa informazione per dopo. Ma anche se non li seleziono, nel campo dei grigi, quelli quindi in salute, potremmo avere già due gradazioni di grigio. Tre gradazioni di grigio, scusate. Grigio chiaro, perfetto. Il componente è visibile ed abilitato. Ciao. Se il grigio è leggerissimamente più scuro, secondo caso, il componente sta funzionando, ma la sua eventuale visualizzazione all'interno del mondo di Rhinoceros è stata disabilitata. La cosiddetta preview. Come si fa intanto questa operazione? Se io ho un componente grigio chiaro, ci clicco con il tasto destro sopra e posso disabilitare la preview. Vedete, lui cambia di stato da grigio chiaro a grigio scuro. Stesso potevo fare con quest'altro, abilitandolo. E cosa cambierebbe? Ma poco in realtà. Vediamo di fare questa cosa qua. Metto Rino Grande stavolta, eh. Allora, questo punto qui che vedete quando lo seleziono diventa verde su Grasshopper, ma diventa verde anche qui su Rhinoceros. Era questo punto nel mondo di Rhinoceros. Lo deseleziono, ritorna rosso, ma se io con il tasto destro lo spengo nella sua preview, lui dovrebbe scomparire. Ok, qui c'è qualcos'altro che sta lì sotto, perdonatemi. E cosa mi inciccia qua? No, da Grasshopper, però un attimo spengo gli altri componenti, altrimenti ecco qua, se non si vede più niente. Poi ritorniamo allora. Allora, lo riaccendo e lo rispengo. Ecco, se lo accendo si vede. C'è un'informazione che compare anche su Rhinoceros. Come hai fatto notare, però, io non, questa informazione parte da, nasce e muore dentro Grasshopper. Io non la posso selezionare dentro Rhinoceros. Perché è integrato. È stata integrata questa informazione. Vedi, se ci passo sopra c'è scritto 0,0,0. Però, come giustamente mi fai notare, io ho fatto questa operazione, ho scritto in un campo di testo, quindi ho preso il mio pannelletto, faccio l'operazione come la facevamo prima. Ho scritto la mia coordinata che può essere 0,2,3. Ok, facciamo una coordinata diversa. L'ho collegato e vedete, compare un punto a una certa altezza, diversa da 0,0,0. Questo punto non è selezionabile, è nato e cresciuto solo all'interno di Grasshopper. Però poi io ho fatto una cosa, ho internalizzato questa informazione. Prima l'abbiamo visto con la parola input, ciao Emanuele, e con la parola output, ma non abbiamo capito come abbiamo fatto questa operazione. La andiamo a compiere, tanto ci troviamo. Con il tasto destro io posso internalizzare il dato. Lui cancella la connessione. E il dato verrà scritto permanentemente all'interno dell'ultimo componente. Che, tornando comunque al discorso che stavamo intraprendendo, è visibile o non visibile a seconda dello stato impostato. Però continua a funzionare bene perché è grigio, benché non visibile. A volte sarà necessario spegnere l'anteprima di questi componenti perché si sommeranno tante di quelle questioni grafiche che non ci capirete più niente su Rhinoceros. Avrete necessità di spegnere quel tot di componenti nella loro preview, altrimenti si impappa tutto. E accenderete solo ciò che vi serve vedere. Però ci esiste anche un altro grigio.
il grigio scuro, dove vedete anche il testo pittigine, ingrigito, oltre che tutto il resto. Questo significa che io ho disabilitato non solo l'antemiano, proprio il componente. Lui è spento, c'è, ma non sta proprio lavorando, sta in pausa. Che cosa succede quando un componente va in pausa? Riaccendiamo lui, per esempio, con la preview. Questo punticino che vedevamo qua, se noi lo spegnessimo, disabilitandolo, non esisterebbe più. Lui, come componente, non estrarrebbe più un risultato. No data was collected. Il pannello che ho collegato a valle, vedete, non ha un dato. Un dato che invece, laddove io vado a riabilitare, accendere il componente, che questo sia visibile, che questo abbia una preview spenta, presenta un'informazione, in questo caso derivata direttamente dalle coordinate. Quindi diciamo che le relazioni di utilizzo dipendono dalla nostra scelta e la Più o meno importante, aggiungo, come errore. Torno alle visualizzazioni di prima, anzi magari chiudo e riapro senza salvare, perché è importante che vediamo ancora questi errori. Ok, ecco qua, sono tornato a questa visualizzazione. Poi questo ve lo do, quindi ve lo potete anche tenere come memoria, diciamo. Però la grammatica di Grasshopper purtroppo non finisce con i colori. La grammatica di Grasshopper continuerà successivamente in realtà perché volevo farvi vedere prima i tipi di componenti, avevo pensato, vabbè. Forse sarebbe meglio continuare con il where connection, facciamo che questi poi li spostiamo. Ok, faccio un saltino perché volevo raccontarvi i where connection, i tipi di connessioni. Successivamente i tipi di componenti, quindi un attimino salto di qua, poi torniamo indietro e andiamo a vedere quest'altra colonna dove sono stati raccontati tutti i tipi di connessione. Sì, Una classica domanda. vai. Il testo che hai fatto prima è quello che ci accennavi nel discorso di semplificare il lavoro, di cancellare i passaggi più vecchi, non ricordo il termine usato, cioè di condensarli. Cristallizzarlo usato? Meglio Sì, quello lì. no, non proprio, non proprio. No, il termine cristallizzato qui prenderà un'altra accezione, quella del baking, cioè del cuocere. Vedremo, ci sarà anche, tra l'altro, guarda, l'idea di un ovetto sodo, scusate, un ovetto all'occhio di bue, come se appunto lo cucinaste. No, non è quello, ma è solamente un modo in questo senso per lavorare in modo ordinato. Quella cristallizzazione però la vedremo perché è importante. Blocca purtroppo una fase del processo a un certo punto che riprenderà da lì in poi. Non è consigliata sempre, a meno che non abbiate proprio una complicazione tale che non lo prevede. Oppure può essere anche utilizzata anticipo quando chiaramente avete finito il vostro lavoro e lo dovete utilizzare a un certo punto quindi lo cristallizzate, lo dovete mettere in tavola, lo dovete far vedere al professore perché state a fare una revisione o che a quel punto lo cristallizzate, fate il bake. No, adesso andiamo a vedere invece le where connection, cioè la grammatica dei fili. Se prima abbiamo visto i colori, adesso scopriamo che guardateli anche velocemente, ognuno di questi fili è diverso. Per esempio, il primo, più semplice, è un filo normale, è una connessione che vi ripropongo. Non faccio in modo particolare, però viene fuori semplicemente dalla lettura del componente di partenza. Quindi il componente di partenza è stato impostato in una certa maniera, in modo tale che il filo che ne viene fuori è un filo singolo. Che significa? Che
che all'interno del contenitore di partenza, del componente di partenza, è presente un solo dato. Vogliamo scoprire qual è il dato? Mettiamo un pannelletto e facciamo, diciamo, arrivare questo componente al pannelletto. Scopriamo che lì dentro c'è una coordinata 000. È una sola. Un solo dato uguale filo singolo. Volte però scopriamo che il componente presenta, vedete, un filo doppio. Quindi che ci sarà dentro questo componente a questo punto? O più, due o più dati. In particolare qui ne ho messi due, effettivamente. Però more data, intendevo, cioè proprio tantissimi, possono essere da due a infiniti. E il componente qui l'abbiamo già inserito, cioè scusate, il componente pannello qui l'avevo già inserito, e ho fatto un richiamo a questo scrivendo che questo è un indice, vedete, c'è un'altra freccetta, questa che evidenzio, che per ogni elemento presente diciamo, in questa lista va a numerarlo con una numerazione che parte sempre da zero. Ok? Da 0 a infinito. In realtà non è una mezza verità perché è accettato anche un valore negativo. Di tanto in tanto viene usato, però è molto raro. E comunque, se noi costruiamo da 0 una lista, di base verrà creata dallo 0 in poi. Chiaramente, se avessimo inserito 3, tre elementi, quattro elementi, questa lista sarebbe cresciuta. Quindi abbiamo imparato che due linee più dati. Questo a colpo d'occhio ci aiuta a capire che cosa sta succedendo all'interno dei componenti ancora prima di sapere che cosa c'è. Io adesso ho ispezionato il contenuto di questi elementi, avrei potuto farlo anche da qui, eh. Sarebbe stato lo stesso, tanto lui passava la stessa informazione, lui non la modificava e così via. Però a colpo d'occhio so che qui ce n'è uno solo e qui ce ne saranno due, almeno due. C'è anche un terzo caso, la linea tratteggiata. La linea tratteggiata, ragazzi, indica una condizione ancora più particolare. Non solo i dati sono più di uno, ok? Ma sono suddivisi in bracci, in rami, se vogliamo, scusate, in rami di un albero. C'è una ramificazione. Ora, abbiamo visto che di lato a sinistra c'è un indice progressivo, ma a destra, in alto, c'è qualcosa di progressivo a sua volta, ma scritto in modo un po' particolare. Questo è una sorta di indirizzo. All'indirizzo al civico 00 sono presenti questi primi due dati, in questo caso due coordinate, ok? Al civico 01 sono presenti altri due dati, ok? Sono identici in questo caso, sono stato cattivo, scusate, ma potrebbero essere tranquillamente diversi. Quindi capiamo che qui in alto a destra abbiamo l'indirizzo del ramo. In inglese l'indirizzo sta per path e quella così là. Non è un pochino come l'indirizzo di una cartella che vedevamo l'altro giorno, però è inteso in modo diverso. E quello che stiamo a indirizzare è un ramo, un branch. Certe volte però può succedere questo. Che cosa sta succedendo qui? Succede che la connessione tra due elementi è wireless. E mo? E che ci passa qua? Come li faccio a vedere? Basterà in realtà selezionare o il componente di arrivo o quello di mandata e comparirà qualcosa.
Ora, a seconda della natura di un solo dato, più dati in più branci, in più rami. Allora, questo filo, una volta selezionato, apparirà sicuramente come abbiamo detto prima, però di sua natura, di sua sponte, se non tocchiamo nulla, vedete, è trasparente. A cosa può essere utile questo? Può essere utile quando abbiamo delle connessioni molto lontane, molto distanti, e non vogliamo visualizzare il cavo in mezzo. Come lo si fa a ottenere questo? Semplicemente andando sul componente di arrivo, con il tasto destro si va a scegliere il wire display, che di default era questo, ma può diventare appunto wireless con IDEM. Vedete anche le ondine del segnale che viene inviato. La connessione c'è, ma fin quando non lo selezioniamo non si vede. Tutto chiaro fino a qui? 1200 informazioni tutte insieme. È una domanda. Organizzano, lo scopriamo proprio benissimo, ci faremo degli esercizi su, però sappiamo adesso che esistono più liste, cioè all'interno di un componente possono andare più liste, che tra l'altro aggiungo, possono essere anche di lunghezza variabile tra loro, una da 3 elementi, una da 10 elementi, non è, devono essere tutti uguali, identici, possono contenere anche elementi di natura diversa. Qui abbiamo visto che c'erano solo delle coordinate, terme di coordinate. Ma potrebbero esserci anche delle stringhe insieme, delle geometrie, questo è un purpurri di robe, quindi non è settorializzato purtroppo, o per fortuna. Però scopriremo noi come settorializzare, come separare, filtrare le varie informazioni. Puoi mettere un titolo diverso al panel. Dunque, di default, il panel a volte o compare senza titoli, o al limite compare con il titolo panel. Ora non, ve lo scrivo io a mano, però a volte succede di base, no? Come faccio a modificare questa informazione inserita sopra? Perché panel chiaramente non mi aiuta, scriverci nulla non mi aiuta, ma al posto di panel io col tasto destro posso scrivere il titolo, un titolo indicativo. Posso anche in realtà strecciare questi panel in altezza e in larghezza in modo tale da prendermi lo spazio necessario. Se il panel è più piccolo della serie di informazioni presenti, guardate, compare lateralmente uno slider che posso far scendere. Se mi allontano, se allargo chiaramente scompare lo slider. Non funziona lo zoom per muoversi nello slider, ma andrà fatto a manina con la freccia. Ragazzi, sono quasi le 11, io vi ho raccontato un sacco di informazioni. Mi va di fare una pausa, una piccola pausa? Perfetto. Chiedo anche a casa se sta continuando la riunione. Sì, ok. Qualcuno mi ha scritto in chat, ok, grazie. 9:18, no, non so che è successo. Perdonatemi, non ho letto la chat. Se non è un problema, facciamo almeno una ventina di minuti abbondanti di pausa, va bene? Ah, sì, certo, prima di interrompere, sì. E nel caso delle due braccia, come viene No, non lo vediamo dopo, però te lo posso già dire. O qualunque dato viene inserito può essere restituito sul RIM. No, 2, 4, 10, 100, 1000. Non è importante quanti sono, perché tanto questi verranno comunque commutati in geometria visibile in RIM. Niente. Metto in pausa la registrazione, allora se non ci sono altre domande. Andiamo a raccontare un pochino ciò che viene successivamente.
Cercherò di rispondere anche alla tua domanda di prima, forse, Iaia, Elisa, perdonami, perché a questo punto andiamo a vedere i tipi di componenti possibili. Tra questi componenti, i primi che vedremo sono i cosiddetti param. Aspettate però, da calendario che mi ero prefissato di dire prima. E mi ero prefissato di dire prima una cosa, ma va bene così, va bene, non preoccupate, lo facciamo appena dopo. E questi param sono gli oggetti che trovate nella primissima scheda, definiti da un'iconcina di solito su base esagonale a sfondo nero. Tutti questi qui. A volte ce ne stanno anche di qua, io ne ho parecchi. Questi sono una sorta di contenitori, cioè sono specializzati a contenere un tipo di informazione, dei tipi di informazione in generale. Per esempio, io ve ne ho presentati alcuni, vedendo la prima colonna. Il primo, come leggete pure, è un parameter point, cioè un contenitore, una specie di zaino che serve per contenere solo punti. Ci volete mettere una linea? Non ci entra. Se ci volete mettere un rettangolo? Non ci entra. Se ci volete mettere un numero? Non ci entra. Ne vediamo per esempio uno per le linee. E poi successivamente ne vediamo uno per i numeri. Allora, di base avete visto che c'era anche un'anteprima possibile da accendere o spegnere. Per esempio, se mettiamo grasso sperdilato, se seleziono il primo, vedete, a questo, essendo definito in grigio chiaro, è collegato un certo punto nello spazio, che si evidenzia in verde. Per la linea, ci zoomo sopra, ma dovrebbe esserci, zoom, 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 ok, c'era anche qui una lineetta che avevo già precedentemente collegato, la vediamo qui, al contenitore delle linee, e hanno un'anteprima, chiaramente. Questa anteprima, essendo la natura, diciamo, della geometria legata anche al mondo di Rinoceros, questa anteprima è possibile disabilitarla eventualmente. Ma ci sono dei componenti, dei param particolari, quindi dei contenitori, che abbiamo detto non contengono per forza della geometria, contengono dei dati di tipo diverso. In particolare vediamo i numeri, per esempio, che vedete l'anteprima, io posso cercare di attivarla quanto voglio, ma non esiste un'anteprima per un numero, non esiste una connessione all'interno del mondo di Rinoceros, perché banalmente non lo ammette Rinoceros. Però esistono anche dei contenitori generici. I contenitori generici, in questo caso, ho inserito all'interno di questo contenitore, vediamo, con un pannelletto, ho inserito dei numeri casuali. Però un contenitore generico potenzialmente potrebbe portare con sé dei punti, delle linee, magari dei numeri, perché non è specializzato, è l'unico contenitore che mangia tutto, è l'unico zaino in cui potete inserire qualunque tipo di informazione. Torniamo alla condizione precedente, perché tanto era solo per farvi capire, come abbiamo capito, insomma, che ognuno di questi qui serve per appunto contenere, per settorializzare, per specificare un tipo di elemento, e all'interno della programmazione classica canonica, quella verbosa, questi sarebbero delle variabili. Oltre che nella programmazione, che magari non è proprio affine a questo contesto, vi è mai capitato sicuramente di sentire la parola variabile? Per esempio, negli ultimi anni delle superiori o nei primi esami di matematica fatti qui, no? Vi ricordate lo studio di funzioni? Quando vi chiedevano di trovare la x, che cos'era quella x? Una variabile, esatto.
Queste sono la X, che di volta in volta potrà essere istruita da voi, e in matematica lì si chiamava parametro, per questo è param, però potrebbe essere anche l'esito di un dato processo, cioè a culmine di un'elaborazione più o meno complessa. Potreste trovarvi a dover magari cristallizzare un po', come dicevamo prima, il contenuto del risultato di questo processo. Questo contenuto potrà essere cristallizzato tramite questi contenitori. Abbiamo anche altri tipi di componenti, però, oltre questi contenitori. Abbiamo dei componenti che io ho definito di input. Abbiamo altri normali, common, components, oppure quelli utilizzati per la visualizzazione. Non sono nomi canonici quelli che vi sto dando, sono nomi che ho dato io, per capirci. Questi li troverete sparsi un po' per tutto quanto il mondo di Grasshopper, e di volta in volta magari troverete delle categorizzazioni diverse da quelle che vi sto dando io, ma giusto per capirci. Cominciamo a prendere coscienza di quello che abbiamo. I componenti di input, chiaramente, almeno non sempre, ma spesso, vedete, non hanno a loro volta un input, ma hanno solo un output, perché loro danno input a qualcosa che verrà dopo. Per esempio, qui vediamo un cosiddetto slider. Uno slider contiene un numero, e se io vado a spostare il componente slider, lui invierà al componente successivo il numero che leggo. Un paio di clic e magari posso impostare a mano il mio numero. Un paio di clic e posso utilizzare questi slider come una calcolatrice. Se io scrivessi 3 per 3, lui mi restituirebbe 9. Succede anche nel panel, Sì, succede anche nel panel. È molto raro che accada, perché uno non ci pensa, però se io facessi un panel, lo aggiungiamo sotto per capirci, in cui scrivo per operazioni semplici, non è che ci puoi mettere chissà che, 3 per 4, ok? E lo facessi mangiare a un componente number, che l'avevamo visto qua, è questo qui, okay, è lo stesso. Questo 3x4 viene riconosciuto. Il risultato finale è un 12. Simpatico? Ora, voi chiaramente non utilizzate solo per fare i calcoli in Grasshopper, spero, però tra le tante cose è possibile anche questo. Altri tipi di input potrebbero essere i toggle e i button. Per esempio, un toggle è un tasto che io devo premere un paio di volte velocemente nella parte nera per farlo cambiare di stato. Quali sono i due stati possibili per un toggle? Vero o falso? Acceso o spento, diversamente, oppure 1-0, cioè tutti quei valori afferenti al campo della matematica di Boole. Avete mai sentito di parlare di booleane? Ma dietro c'è tutt'altro di quello che usa Rino. Dietro c'è in realtà la base di tutta l'elettronica, e ancora prima di tutto, ma anche dell'informatica. Boole ha definito la sua matematica utilizzando solo due numeri, 0 e 1, cioè 0 spento, 1 acceso. Noi lo utilizzeremo in diverse occasioni. Per esempio, per far partire un dato ramo del nostro processo, a volte. Cioè, il nostro input è vero, allora fai questo. Oppure no, se è falso, fermati, fai un'altra cosa. Quindi serve, può essere utile magari per indirizzare il procedimento che mettiamo in atto a volte.
È l'input stesso a indirizzarlo, cioè puoi utilizzare per esempio un toggle come questo per con un doppio clic, quindi scambiare il binario. È presente come funziona lo scambio di binario, no? Ok, c'è una leva, almeno nella modalità più casereccia, no? Questa leva, questo toggle, altro non è che quella leva che dice, può dire al binario. Fai dirottare il treno a destra o a sinistra. Devi costruire il binario, che mamma, mo c'è solo la leva. Ok. Esatto. Quando è che voi utilizzate la matematica di Boole senza accorgervene? Ogni volta che entrate in una stanza e accendete la luce. Questo è un interruttore. Vi ha sconvolto la vita. Usate la matematica anche senza accorgervene. Ora andate a dirlo alle vostre professoresse e professori delle superiori e medie. Quando magari gli dicevate no, io non lo voglio fare la matematica. Scherzo, no? Magari a voi piaceva. Oltre il toggle, però, esistono anche i pulsanti che hanno il loro stato in realtà sempre in modalità false. Tranne quando ci clicco. Se ci clicco, ma tengo premuto. Vedete, è un pulsante, però torna indietro, torna sul false. True solo se premo, false se rilascio. Questi si usano negli interruttori di casa a volte. Andate per le scale, no? Spesso vi capita di accendere la luce e quella si spegne in automatico dopo un tot di tempo. Giusto? Quando avete cliccato sul bottone, fateci caso, il bottone a volte torna indietro da solo, c'è una molletta che lo fa tornare indietro da solo, no? Quello non è un interruttore, ma è un pulsante, pulsa. Ed è questo. Il pulsante in quel caso dice al circuito elettrico, attivami un relè temporizzato che dopo un tot, ecco qua, dopo un tot fa compiere un determinato processo, un'azione, in questo caso spegnimi la luce. Ed equivale a tenere premuto, se volete, questo pulsante per qualche istante fino a quando voi rilasciate. Questo fa. Ok, e immagina di dover scambiare quel binario immaginario. Che deraglia il treno, che deraglia, che dirotta il treno a destra o a sinistra, solo per un istante. Cioè, tu hai una serie di treni che passano, ok? Ma uno ogni tanto lo vuoi far andare dall'altro lato. Quindi momentaneamente ci clicchi. Momentaneamente. Un altro utilizzo, però, è quello di far succedere appunto un evento solo. Laddove tu decidi che questo deve accadere, ma è una tantum, ok? Non è un continuo. Cioè, una volta succede e allora ci clicco e basta. Spesso le attivazioni di questo pulsante possono avvenire, per esempio, laddove io devo compiere uno screenshot. Tu gli screenshot magari non li devi fare continuamente. A un certo punto ti rendi conto di voler fare una fotografia di quello che hai sullo schermo. Lo puoi fare chiaramente con i tasti rapidi da tastiera, va benissimo, ma immagina di voler catturare solo il contenuto, non di tutto lo schermo, ma solo il contenuto della finestra di Rhinoceros, che è questo che vedi in questo momento, che è proprio questa finestrella, quindi uno screenshot definito qui. Chiaramente potresti ancora una volta fare il tuo screenshot a manina, fatti il tuo rettangolino e vabbè. Ma immagina di poter automatizzare questo. Alla fine del tuo procedimento, quando avrai un'immagine costruita, potrai fare uno screenshot con un tasto solo. Ok? Clic e lui mi va a salvare un'immagine, tra l'altro ha una definizione anche migliore di questa finestrella piccolina che vedi qua, benché tu la possa comunque allargare. E una definizione sicuramente sarà possibile sicuramente farla anche in una risoluzione maggiore del tuo schermo.
Quindi è qualcosa di un po' più avanzato dello screenshot di Windows, per capirci. Poi esistono altri input che possono essere definiti dall'utente in maniera variabile, le cosiddette liste. In questo caso è preimpostato one, quindi vabbè, in questo caso il risultato è 1, banale. Metto 2 e il risultato è 2 e così via. 3, 3. Possibile per me, magari, cambiare questa modalità da drop-down a checklist. Metto l'1, il 3 e lascio fuori il 2 e il 4. I risultati saranno 1 e 3. Ovviamente esistono liste molto più complesse di una serie di numeri. Potrete costruirvele voi queste liste, magari anche banalmente cliccando con un doppio clic sopra questo componente e andando a modificare. Adesso primo, in questo caso, vedete, rilascia una A, perché ce l'ho messo io, ma poteva essere la qualunque. E ancora una volta abbiamo una commistione di dati, stringhe e numeri, tranquillamente. Non possiamo purtroppo portare le geometrie all'interno delle liste, direttamente almeno non si può, però ecco, abbiamo queste possibilità. Di contro c'è anche la sequenza dove io posso switchare con un click. Questa si ferma qua, scusate, e devo tornare indietro a mano. C'è anche la versione cycle che non ha termine, quindi quando finisce la lista ricomincia dal primo. E poi c'è il pannello che abbiamo già imparato a conoscere, che io ho inserito nella categoria degli elementi dei componenti di input. Però di fatto è anche un visualizzatore, è un componente di input, l'abbiamo visto qualche istante fa quando io ci scrivevo 3 per 5 e diventava input, scusate che ogni volta mi si nasconde, ecco, diventava input per un param number, per esempio. Ma contemporaneamente può essere visualizzatore del risultato, un pannello. Poi abbiamo i componenti normali. I componenti normali sono quelli che compiono le vere e proprie operazioni, che appunto io li ho chiamati normali, ma insomma, non sapevo che altro nome dargli, però non hanno una vera e propria nomenclatura. Questi componenti normali, come sempre abbiamo capito, hanno sempre un input, quasi sempre anche un output. Non ne ho inserito uno purtroppo che non ha un output, però a volte succede, può succedere. E ce ne sono di diversa natura. Ne potete pescare proprio a bizzeffe qui in mezzo. Sono tutti quei componenti che quindi non possono essere settati graficamente, se vogliamo, che non contengono qualcosa, ma che generano qualcosa a partire da un input. Infine abbiamo i componenti specializzati per la visualizzazione. Per esempio, questo componente si chiama Quick, non mi ricordo, Quick Graph, eccolo qui, che di suo vedete vuoto, no? Se io lo vado a connettere con una serie di dati, in particolare riprendo un panel. In particolare, questa è una serie, vedete, numerica, di numeri random, che può essere visualizzata in un grafico rapido. Mi direte voi, sì, però io non è che lo comprendo bene. Dov'è il minimo, dov'è il massimo, quanto vale x, quanto vale y? Boh. Allora, è vero, infatti per questo ha i suoi limiti. Potete però cliccarci sopra e vedere almeno il minimo e il massimo. Non è tantissimo, però per visualizzazioni rapide può essere utile. Un altro visualizzatore, invece, è questo ParamViewer. Questo ParamViewer vi fa visualizzare in una maniera un po' più
complessa il contenuto di un param object, quindi in questo caso di un data generico. Guardate un po' come è fatta la linea che connette questo param a tutto il resto, tratteggiata. Quindi, cosa caratterizza questa lista? Da cosa è caratterizzata questa lista? Più bracci, esatto, più dati in più bracci. Quando io ho più dati più in bracci, posso effettivamente avere il bisogno di capire come sono disposti. Ora, se ho una lista corta corta, basta effettivamente un panel, perché arrivo rapidamente alla fine della lista, li leggo, ma immaginate di avere migliaia e migliaia di dati all'interno di questo contenitore. Visualizzarli a mano per scoprire che l'ultimo indice è 1864 può essere complicato. Quindi interviene questo param viewer che mi mostra così di base delle informazioni interessanti. Mi dice: guarda, nel tuo data, non perché questo si chiama data, si poteva chiamare in qualunque modo, ma è genericamente inteso come nel tuo contenitore, ecco, sono presenti due bracci, quindi mi fa la conta dei bracci, mi dice gli indirizzi civici, gli indici del braccio, scusate, i percorsi del braccio, i path, quindi i civici veramente, e quanti elementi sono presenti all'interno di ogni braccio. In questo caso sono presenti due elementi per ogni braccio, quindi due e due. Erano comunque le stesse informazioni che leggevamo un po' più disperse qui. Qui le dovevamo saper leggere. Su un param viewer è più semplice. Se io clicco un paio di volte sul param viewer, mi mostra un grafico, che sembrano due antennine in questo caso, che mi dice: guarda, a partire da un elemento unico, il data, il contenitore dei dati, vengono diramati due bracci, il cui contenuto in realtà qui non lo leggiamo direttamente, purtroppo, però cominciamo a capire la diramazione degli indirizzi civici. Riclicco due volte per farvi rileggere come era fatto questo indirizzo civico. Questo indirizzo civico era composto da due elementi, 0, punto e virgola, 0, 0, punto e virgola 1. Ogni fase contenuta qui dentro, ogni numerino, è una prima ramificazione. Ecco, zoomando lo vediamo anche meglio. Questo è 0, 1, questo era 0, 0. Però non è che non possano essere diverse diversi questi indirizzi, nel senso che potrebbero essere più lunghi. 0, punto e virgola, 0, punto e virgola, 0, punto e virgola, continuate voi, o più corti, solo un elemento. Di solito ogni posizione intervallata da un punto e virgola, altro non è che definita da una lettera, quindi questa è la posizione A, questa è la posizione B, e poi ce ne saranno tante altre a seguire. Scoprirete che i vostri oggetti potrebbero essere indirizzati in rami molto complessi. Quindi non solo 0, 0, non solo A, B, ma potrebbero essere A, B, C, D, E, F, G, H, I. A volte si supera anche la Z. A quel punto è ancora più complesso. Però potrete anche semplificarli. Ci sono delle operazioni di semplificazione del percorso. Perché? Un percorso 00 affiancato a un percorso 01 equivale a un percorso 0 e 1. Ve lo scrivo a manina a fianco. Immaginate, vabbè, le parentesi graffe le capiamo da soli. Questo equivale a questo percorso, quest'altro potrebbe equivalere al percorso 1. Scusate,
scusate la grafica, però spero si intenda. Un processo di semplificazione, poi lo capiamo meglio però con un esercizio, potrebbe rendere più semplice a noi umani comprendere gli indirizzi, troncando i rami morti, diciamo, cioè le diramazioni inutili. Hai qualcosa? Vai, dimmi. Stupidaggine, No, questa non qua. esistono stupidaggini, vai. Puoi mettere il grafico la prima volta, esatto, se io capisco, questo è il tuo canale, quindi mi dà la stessa informazione, cioè la tua mi dà l'indirizzo dell'informazione, No, anche quelli sopra sono informazioni. Sono i vari rami dell'albero. inizi, sai cosa ti interessa il contenuto, no? Cioè 0000001. Tu perché che semplificare in piazza l'indirizzo quindi per questo mi sta sfuggendo? A volte può capitare, guarda, ti faccio un esempio. Faccio una cosa senza spiegarvela, poi la capiremo meglio, ma. Ok. Inseriamo dei valori a caso, ecco, facciamo con dei panel 4, 5, 6. 7, vabbè, quello che è. Sto scrivendo davvero a caso dei numeri a caso. Li inseriamo dentro un componente che ordina le cose. Scusate, ma l'ultimo indirizzo, no, qui non me lo fa cambiare. Come lo possiamo far cambiare? Ok. No, lui non me lo fa cambiare. E in questo caso, ecco, sono quattro bracci. Dovrei aggiungere a questo un terzo che è un path assegno. Ok, non vi sto spiegando che cosa sto facendo, ma lo faccio giusto per farvi vedere un risultato finale, se l'abbiamo già usato. 8, lo mettiamo nel path. Zero, due punti. 0, 2 punti, 3, invio, ok. Lo sommiamo a quello che avevamo prima. Ok. Guardate, anche se non abbiamo ben capito perché è successa questa cosa, ci ritroviamo davanti a una struttura un po' più complessa, dove gli indirizzi sono, nel primo caso, di solo AB. Nel secondo caso, invece, io ho scritto un indirizzo a mano di ABC. Lui mi graficizza quindi la ramificazione per farmi capire quanto in profondità vanno questi rami. La semplificazione di cui vi parlavo prima, quella che ci riportava a una semplificazione più semplice possibile, quindi solo all'indirizzo A, è possibile se e solo se. Questi rami sono tutti di lunghezza pari. Ok? Se invece abbiamo dei rami più lunghi, lui non riesce a quotare in qualche modo tutti alla stessa altezza. E quindi ecco, potrebbe essere utile di tanto in tanto. Chiaramente lo leggevamo anche qui, che qui c'era qualcuno che stonava, che era più lungo degli altri, però capiremo anche come agire in questi casi. Non oggi, però, non lo capiremo oggi. Vi faccio vedere giusto cose che possono succedere, chiaramente. Invece se ci sono differenze anche nei numeri, No, l'importante è che siano della stessa lunghezza gli indirizzi. Se volessi, cioè, in realtà possono convivere indirizzi di lunghezza diversa, ecco, l'abbiamo visto qui. Solo che però devi sapere ripescarli successivamente. Perché se vuoi fare riferimento a questo ramo qui, che contiene questo 8, che negli altri valori non esiste, scusate, negli altri input non esiste, devi sapere che questo 8 è su un binario diverso dagli altri, su un braccio diverso dagli altri. E una volta che ne prendi coscienza, in realtà puoi anche ripescarlo.
saperlo ripescare. Altrimenti è un po' difficile, purtroppo, così senza sapere dove sta messo. E non è così banale, purtroppo, questa cosa, perché non possiamo prevedere i vari componenti dove vogliono andare a inserire i loro risultati. I vari componenti, intendo quelli che ho definito normali, che compiono operazioni, di tanto in tanto decidono se inserirli su un ramo, se inserirli su un ramo un po' più lungo o un po' più corto. Lo fanno quasi in autonomia. Quindi noi dobbiamo stare attenti di volta in volta a capire, oh, ma quello dove me l'ha inserito il risultato? Su che ramo? Per fortuna abbiamo anche delle possibilità di modificare noi a posteriori, cioè lui ha fatto il suo calcoletto, però poi lo indirizziamo noi dove vogliamo, per nostra fortuna. Quindi, però dobbiamo in questo caso prendere solo coscienza che è possibile. Ora, ragazzi, andando avanti un pochino nella mia lista, no, avevamo fatto questo, l'individuazione degli elementi grafici. Però ci siamo persi il mettiamoci comodi. No, mi sa che proprio non l'ho scritto. Vi chiedo scusa, vabbè. Per questo motivo facciamo che ce lo installiamo da... Ah no, no, non, sai dove, dove, sapete dove l'avevo scritto? L'avevo scritto più avanti, migliorare la visualizzazione dei componenti. In mezzo c'era invece... Input dei dati all'interno di Grasshopper, non me lo clicca, però sappiate che poi ecco. E questo è il prossimo passo. Allora ci mettiamo comodi nella prossima slide. Vi faccio vedere l'ultima parte che vi avevo proposto, l'input data. E prendiamo anche un pochino di mestichezza, ancora meglio, con quelle che erano, diciamo, i param che contengono della geometria. In qualche maniera, e altri tipi di param. Andiamoci a inserire dentro questi contenitori che sono arancioni, quindi che significa? Mancano i dati, sono vuoti. Andiamo a inserire di volta in volta qualcosina e vediamo che cosa accade. Allora, per la prima volta facciamo anche la connessione con elementi che non provengono direttamente da Grasshopper, ma vengono da Rhinoceros. Quindi colleghiamo, fondiamo, facciamo una fusione dei due mondi. Il mondo dei Rhinoceros, abbiamo visto, dialoga con Grasshopper, ma finché non, diciamo, non cristallizziamo il risultato, noi non lo possiamo né selezionare né spostare né niente, perché Grasshopper è a comandare. Però Rhinoceros è uno strumento che per sua natura ci fa disegnare cose. In prospettiva a vederlo, ma ok. Dove ho disegnato? Eccolo qua. Allora, noi ci poniamo nella condizione in cui vogliamo disegnare direttamente oggetti all'interno di Grasshopper, che siano geometrie piatte, che siano curve, che siano rettangoli, che siano cubi, quello che volete. E dire, vorremmo dire a Grasshopper, usa quello che io ho disegnato a mano, che magari viene pure dall'esterno, magari non è stato disegnato davvero su Rhinoceros, ma viene da SketchUp, viene da qualunque altra roba, usa quella e vedi di farci qualcosa. Allora, per fare questa operazione di connessione dei due mondi, è importante utilizzare inizialmente un param di tipo geometrico. Soprattutto ce ne sono di più e me o meno specializzati. Adesso andiamo a scoprirlo. Il meno specializzato di tutti in campo geometrico è il geometry. Lo trovo semplicemente scrivendo geom e presenta questa iconcina qui, una chiocciola, una spirale bianca. Cerco di zoomarci per farla vedere forse un po' meglio.
è questo qui comunque il parametro, e avrò possibilità di inserire in questo param tutti i tipi di geometria possibili e immaginabili, che siano punti, che siano linee, che siano vettori, che siano, vettori non esiste, che siano superfici, che siano mesh, tutto, mangia tutto. Quindi, come si fa a inserire uno o più oggetti per connetterli? Si clicca semplicemente su questo param e scopriamo che abbiamo due possibilità: set one geometry o multiple geometry, cioè una sola scelta. Per esempio, scelgo solo questo elemento, e finché diciamo, tengo selezionato all'interno di Grasshopper, vedrò anche verde qui, oltre che verde sul componente stesso. Quindi il mio oggetto verrà evidenziato. Laddove io deseleziono l'oggetto, in realtà viene evidenziato di un colore diverso, di rosso. Adesso non so se si nota, ma no, non si nota più. Tende a glitchare perché la sovrapposizione dell'elemento originale si va a sommare sull'elemento rosso, che è una copia. Attenzione a questo, è una copia nel mondo di Grasshopper che viene evidenziata semplicemente in rosso. Però immaginate che di spegnere il layer o l'oggetto singolo, vedete? Io ho solo l'equivalente rosso, che a questo punto non posso selezionare più, ma che diventa verde ogni volta che seleziono il corrispettivo dentro Grasshopper. Ma non so se la software come Di base sì, però è possibile modificare questi colori laddove è necessario. Di tanto in tanto lo faccio anch'io e lo si fa cliccando su questa pallina qui, la penultima, diciamo, di questa serie, che vi apre un pannelletto che ci dice che Grasshopper utilizza il rosso tenue per le cose non selezionate, il verde tenue per le cose selezionate. Potenzialmente potete usare anche i colori che vi pare a voi, invertendoli. Annullo giusto per non confondervi, però avrebbe prodotto chiaramente dei colori diversi qui per tutti gli oggetti selezionati o non. Oltre a selezionare un oggetto da solo, io posso inserire più oggetti, quindi set multiple geometry. Decido di mettere questa collezione di oggetti e vedete che qui l'effetto glitch è ancora più presente, soprattutto perché erano mostrate le geometrie delle facce in una visualizzazione shaded. Se andassimo su wireframe, chiaramente non venendo disegnate le geometrie planari su Rhinoceros, queste non si andrebbero a mischiare con quelle verdi generate o rosse generate da Grasshopper. Contemporaneamente, però, anche se non sempre visibile, glitchano sempre le linee, purtroppo, sono stati selezionati anche questi altri due elementi. Se non ci credo, posso inserire come dire, un panel per vedere la lista di oggetti contenuta. Allargo un pochino perché i nomi sono lunghi e vedo che c'è un birep con riferimento, referenced birep. I birep sono le geometrie, diciamo, solide. Birep sta per, ve lo dico, sta per boundary representation. Lo dice anche qui. Però per capirci, sono quelle geometrie che naturalmente vengono fuori da Rhinoceros, così per semplificare all'osso. Poi c'è anche un elliptical curve, che immagino sia questa, e infine una polyline curve, che è questo rettangolo chiuso. Ora abbiamo capito quindi che la specializzazione qui non importa perché lui mangia tutto, però vedete che è importante l'ordine con cui compaiono le cose. In particolare,
Chi ha definito che doveva essere B-Rap il primo della lista e la Polila in turno l'ultimo? L'abbiamo fatto noi anche senza accorgercene purtroppo, ma se volessimo dare un controllo a quest'ordine degli addendi, altro che non ci servirà che selezionarli nell'ordine che desideriamo. Quindi, tasto destro, set multiple geometries, e chi vogliamo mettere per primo? La Polyline, poi il D-Rap, infine l'ellisse. Premiamo invio, vedete, l'ordine è stato invertito secondo le nostre necessità. Scopriremo più avanti che l'ordine delle cose, l'ordine degli addendi è importante. Purtroppo in rhinoceros e in grasshopper. Se volessimo buttare via questa connessione, beh, chiaramente o buttiamo via tutto il componente, o diversamente possiamo liberare i valori cancellandoli. Clear value ci porta allo stato iniziale. Se volessimo invece troncare questa connessione con rhinoceros, mantenendo però intatte le informazioni almeno all'interno di grasshopper, potremmo fare un'operazione che è detta quella di internalizzazione. Un pochino l'abbiamo già vista, ne abbiamo già parlato, poi mi direte voi dove, ma equivale a compiere l'operazione appunto di internalizzazione con questo comando, tasto destro, internalize data. Al posto di referenced, qui le varie geometrie vengono chiamate semplicemente polyline curve, closed B-wrap, elliptical curve. Continuo a vedere ancora rosso tutto quanto, e allora che cosa è successo? Che cosa è cambiato? È cambiato che questa connessione si è persa. Al muovere gli oggetti all'interno di rhinoceros, purtroppo non c'è più una corrispondenza nel mondo di Grasshopper. Ve la faccio vedere meglio questa cosa. Quando avevamo collegato con riferimento, ho fatto un CTRL Z, ogni volta che noi operavamo una modifica manuale a questi oggetti, che fosse anche banalmente uno spostamento, qui scusate, no, se l'è scordato, quindi rifaccio a mano la connessione, ok? Se io andassi a operare quindi direttamente sugli oggetti, vedete che essendo connessi i due mondi, Grasshopper ricostruirebbe di volta in volta questa geometria modificata, che fosse appunto uno spostamento o anche una modifica geometrica vera e propria. Vero non è il contrario, se modifico su rhinoceros. Questo si ripercuote su Grasshopper. Se modifico qualcosa su Grasshopper, questo non si ripercuote direttamente su Rhinoceros, ma in una copia. Tenete ben presente questa cosa perché ci torneremo piano piano. Si crea una copia fantasma, esatto. Nascerà da qui anche l'esigenza di dover cristallizzare. Perché le operazioni non verranno quindi compiute sulle geometrie originali, ma su cloni di queste geometrie. Se io invece appunto. Aspetta che ti spengo prima il microfono, perdonami, altrimenti ci risentiamo duplici. Oppure no, forse serve pure per gli altri che stanno a casa. Vabbè, dai, ti sento un pochino solo io. Però quindi noi il pallerino non lo andiamo più a salvare. No, a quel punto puoi dare al tuo collega solamente il file di Grasshopper. Attenzione, attenzione, perché questa non è un'operazione indolore, è un'operazione che costa. E il prezzo lo pagate in due modalità, in termini di peso del file di Grasshopper, che a quel punto, mantenendo le geometrie, peserà tanto quanto il file di Rhino, oltre tutto il resto, quindi perché vengono inglobate, e se stiamo parlando di due cubetti in croce, non cambia molto, ma immaginate di dover fare questa operazione con quel file che vi ho fatto vedere all'inizio, che è di 700 megabyte, quell'ASCII in 3D che vi devo dare ancora, sono 700 megabyte.
voi internalizzaste queste geometrie, il file di Grasshopper peserebbe 700 megabyte. E questo è, vabbè, dice, vabbè, io lo spazio ce l'ho, che problema c'è? Interviene un altro problema. Tutte queste geometrie vengono caricate all'interno della memoria volatile del vostro computer. Che significa questa parolaccia che ho detto? La vostra RAM si caricherà a tal punto da tendenzialmente rendere complicate tutte le operazioni di volta in volta che vorrete svolgere con Grasshopper. Se direttamente le aveste lasciate su Rhinoceros, le memorie sarebbero indirizzate su canali diversi. Immaginate come fossero due bracci diversi, tornando al discorso di prima. Quindi il computer metterebbe da parte della memoria per la geometria, altra memoria per Grasshopper che deve fare i calcoli. Attualmente vi sembra strana questa cosa che vi sto dicendo, sono delle incursioni nel mondo dell'informatica un po' spinta, che benché magari possa non essere chiarissimo adesso tutto quanto, sappiate che se voi internalizzate un numero di dati tale che la memoria dedicata a Grasshopper da solo si satura, tende a saturarsi, ogni operazione che vorrete compiere, anche la più banale di una somma all'interno di Grasshopper, una somma di due numerini, diventa un'operazione biblica da aspettare, da attendere. Quindi con parsimonia, ok? Internalizzate sì, ma con parsimonia. Andiamo a capire però che è possibile, butto via invece l'internalizzazione e tutto quanto, cancello l'elemento geometry. Cerco di fare la stessa operazione ma con le BREP, cioè un param BREP. Un param BREP, abbiamo detto, è specializzato a contenere questo dato tipo di geometria, che tra questi è praticamente rappresentato solo da questo cubetto, quello che è, insomma, quello che è diventato. Se io volessi fare questa connessione, anche fossero multiple BREP, io potrei cercare di selezionare con tanta pazienza tutti quelli che ci sono presenti, tutte le geometrie, ma vedete, mi verrà negata la possibilità di selezionare tutto ciò che non è BREP, anche quel punticino che era lì. Io non lo riesco a selezionare. Premendo invio. Lui si è specializzato, vedete l'anteprima è nascosta, quindi la accendo giusto per farvi vedere. Il suo contenuto chiaramente è riferito a un oggetto solo. Lo stesso mi auguro che accada, per esempio, per le curve. Set multiple curve, in qualche modo. Ah, ecco, mi sembrava strano, scusate. Set multiple curve mi fa selezionare, ecco, qui casca un po' l'asino, mi fa selezionare solo le curve. Allora dire, perché mi hai selezionato anche, diciamo anche l'oggetto? In realtà io, il BREP, in realtà io non ho selezionato il BREP, guardate che cosa sto selezionando con set multiple curve, parte del BREP. Cioè i lati che lo compongono. Un BREP, essendo un boundary, una boundary representation, deve avere dei bordi, no? Questi bordi vengono riconosciuti come curve in questo frangente. Quindi, laddove io andassi a premere invio, a parte che fallirebbe, ma appunto non avrei avuto successo perché per sbaglio ho selezionato qualcosa che non competeva alla selezione. Quindi devo ripetere l'operazione stando attento a selezionare solamente ciò che può andare a finire dentro il curve, scusate. Tasto destro, lui è diventato chiaramente grigio, quindi sano, però è grigio scuro. Posso abilitare la sua anteprima, la sua preview, e
e vedo che chiaramente fa riferimento a queste due curve. Lo trovo anche nel, diciamo, con un panel, alla stessa maniera. E questo può accadere quindi per diversi tipi di geometrie. Non li guardiamo tutti, tanto abbiamo capito ormai. Sappiamo però, abbiamo capito però, che c'è una gerarchia. Il geometri, generico, mangia tutto. Il VREP è specifico per un tipo di... il VREP, il curve, il point, il mesh, scusate, sono tutti specifici per determinati tipi di geometrie. Come abbiamo visto però, non esistono solo le geometrie. Le geometrie sono le uniche che vengono da Rino. Ma altri tipi di dati che non vengono da Rino, quali possono essere? Possono essere numeri, interi, data, generici. Per esempio, se volessi inserire un numero o un intero, e adesso capiamo anche che differenza c'è tra un numero e un intero, come potrei fare? Visto che non lo posso prendere a due mani da Rino. Tornate indietro con la memoria. Esistevano, vi ricordate, gli slider, esatto, vado a riprenderli, i componenti di input. Gli slider sono una modalità. Quindi, come si costruisce uno slider? Allora, il metodo canonico vuole che io lo cerchi con un po' di pazienza dentro tutti questi iconcini, lo ritrovo, lo rimetto in scena e poi lo collego e faccio quello che voglio. Metodi semplici per costruire uno slider, metodi semplici e rapidi. Doppio clic, quello che ci dà il motore di ricerca di Grasshopper, e scriviamo un numero. Che numero vi piace? 3? Ok, numero perfetto. Wow, si è creato uno slider che io posso connettere. Un altro numero che ci può piacere potrebbe essere un numero, non deci un numero decimale, 3,5. Verrà creato uno slider che vedete, differentemente dal primo. È uno slider che mantiene anche la possibilità di spostarmi non solo sui numeri interi, ma anche su frazioni di questo. Mi è bastato scrivere un numero decimale e quindi verrà ricostruito uno slider decimale. Ora, se io inserisco uno slider intero dentro un param number, questo rimarrà intero. Se inserisco un numero decimale dentro un param number, questo rimarrà decimale. Però esiste un altro param che si chiama integer. Integer. Non mi ricordo la pronuncia esatta. Intero. Cosa mi aspetto? Che se inserisco un intero dentro un intero, beh, rimarrà intero. Cioè, non è che mi posso. Ho scoperto l'acqua calda. Ma se inserisco un numero decimale all'interno di un intero, questo verrà trasformato nell'intero più vicino, esatto. In questo caso lui fa l'approssimazione da 1,8 a 2, chiaramente vale per tutte le iterazioni, 5,8, 6. Quindi capiamo che c'è una specializzazione anche negli altri tipi di param. Nel frattempo stiamo anche compiendo una conversione, poi faremo un esercizio sulle conversioni. Esistono tantissimi di questi param, non li possiamo vedere tutti ora, veramente un'infinità, guardate quante iconcine solo di param ho nella prima scheda. Però vi faccio vedere il data. Il data è il più generico di tutti, quello che mangia davvero qualunque tipo di dato.
che esso sia geometrico, quindi afferente anche al mondo di Rhinoceros, che esso sia un numero, che esso sia una stringa, che esso sia una data. Vedremo che abbiamo a che fare anche, potremo avere a che fare anche con le date. Facciamo un esempio. Io scrivo in un panel, e adesso impariamo a scrivere in un panel nel modo più rapido possibile. Scrivo una frase. Per scrivere rapidamente in un panel, io posso avere delle scorciatoie da tastiera, un po' come abbiamo visto per gli slider. Posso, per esempio, mettere i due apici, le due virgolette, nel campo di testo che mi viene fuori di ricerca, e lui già mi dice che può comparire un pannello rapidamente. Un altro metodo potrebbe essere il doppio slash. Questo fa. Per chi ha programmato, un doppio slash dovrebbe ricordare il commento. Vero Melissa? Ricorda i commenti, il doppio slash? Bene, è una buona memoria allora. Ma ancora di più, se io oltre questi simboletti da tastiera andassi a inserire una frase, questa verrebbe integrata in un panel direttamente, quindi premi invio e magia. Rapidamente ho un risultato. Poi inserisco degli slider, voglio inserire degli slider numerici, però voglio fare in modo che questo slider non abbia diciamo, un dominio casuale, ma abbia un dominio definito da me. Come faccio a definire rapidamente il dominio, quindi il minimo e il massimo che lo slider può avere? In una maniera rapida, però. Chiaramente, nel modo canonico dovrei cliccare due volte sullo slider. All'interno di questo pannello all'interno di questo pannello dovrei andare a impostare un minimo, un massimo e eventualmente un valore, e questo chiaramente influirà sullo slider finale, che adesso per esempio arriva fino a 20. Se io volessi creare rapidamente uno slider, c'è una scorciatoia da tastiera che prevede l'utilizzo di un simbolo che è il minore. Doppio clic quindi sul vuoto e dovrei scrivere i termini minimo e massimo del mio slider intervallati dal simbolo di minore, quello che avete usato anche a matematica, che è quello che serve per scrivere anche i cuoricini, no? Capirci. Decidiamo di far partire il mio slider da 12 e immaginiamo di farlo finire a 32. Quindi intervalliamo questi due numeri con un semplice minore e premo invio. Adesso il mio slider si muoverà tra 12 e 32. Se volessi inserire un tipo floating, cioè un dato, come dire, decimale, non mi servirebbe altro che aggiungere una tale cifra ai numeri precedentemente scritti, quindi 12 minore di 32,5. Invio. Vedete che è stato creato uno slider di tipo decimale. Posso muovermi, il massimale però è 32,5 come definito da me. Uniamo tutti questi dati al data. Mi faccio un po' di spazio, scusate. Il data lo vado a inserire qua giù in modo tale da lavorare un po' più pulito, ok. Il data è arancione, in questo momento non ha dati, ma se volessi inserire tutti questi dati che vedete sono di tipo diverso all'interno di questo contenitore generico, basterebbe che li unissi, li collegassi con un semplice nodo, scusate, filo. Attenzione a questo: se ho collegato un filo, come faccio a collegarne un altro e poi un altro? Vedete? Uno mangia il prossimo.
Ognuno mangia il prossimo. Per connettere e sconnettere i cavi, potrò utilizzare lo shift da tastiera e sommare il primo al secondo al terzo. Con control faccio l'operazione inversa di taglio del filo. Fate caso a una cosa. Se io inserisco prima la frase ciao a tutti, questa va per prima. Se poi magari inserisco il 32,5, questo va per secondo. Infine inserisco il 12, va per terzo. È importante anche qui l'ordine di addizione. Colgo l'occasione per farvi vedere un componente, un collettore, si chiama Merge. Sapete cos'è un collettore in generale? Il data merge altro non fa che permetterci di compiere la stessissima operazione, che adesso rifacciamo sotto giusto per mantenere vivi entrambi. Ok, no, devo staccare a mano. Disconnect all data. Ok, lo rifacciamo sotto utilizzando il merge. L'ho trovato semplicemente scrivendo merge ed è questo con quest'iconcina di tante frecce che confluiscono in una sola. Se andassi a connettere con un po' di pazienza agli input che vedete crescono all'attaccare dei vari componenti, avrei alla fine un output solo che è il risultato della lista nell'ordine prescelto. Chiaramente all'inversione degli input vedrò cambiare anche l'ordine degli output. Perché a volte è conveniente utilizzare il merge e non quest'altra sintassi? Perché qui non capite chi è arrivato prima e chi è arrivato dopo, purtroppo. Non lo capite direttamente da come sono impostati i fili. Qui invece i fili parlano da sé e quindi ci fanno capire anche l'ordine di arrivo. Come facciamo a spostare? Bella domanda. Allora, innanzitutto dovrete avere uno spazietto vuoto. Dovete assicurarvi di avere uno spazietto vuoto. Tenendo premuto Shift più Control, potrete spostare il filo, però per farlo chiaramente dovete avere, come vi dicevo, uno spazietto vuoto perché a questo punto dovete giocare con i fili. Esatto, allora di base appena connettete un nuovo elemento, lui vi crea almeno, vi lascia sempre uno spazietto vuoto. Per esempio, ecco, vado a chiudere l'ultimo buff, lui ne crea uno nuovo. Ma se eventualmente mi rendessi conto che di aver bisogno di altri almeno tot dati, avvicinandomi vedete comparire una serie di più e di meno, riferiti ad ogni input. Questa logica grafica la ritroveremo anche su altri componenti. Chiaramente potrò anche negarli, ucciderli, e laddove andassi ad uccidere un elemento preconnesso, per esempio questo 33, verrebbe a meno chiaramente anche la connessione. Se ne volessi qualcuno che a questo punto voglio riconnettere il 33, vedete, devo farlo a mano. Mi sto spremendo, eh? Ci vuoi mostrare tutti quanti su via Webex? Ti dispiace? Sì, ti dispiace, lo so. Così vedono anche a casa, non per qualcosa.
rimane nella registrazione soprattutto solo. Vabbè, dai, questa volta ti va bene lo stesso. Vengo io vicino, magari. Stavolta avevi proprio ragione. Allora, la nostra Elisa ci chiede: cosa ho fatto? Mi è comparso un elemento grafico nuovo senza che io l'abbia richiesto esplicitamente. In realtà l'hai richiesto. Hai inserito con un doppio clic sul cavo un elemento di questo tipo qui. Questo è un reroute, se vogliamo. Credo che abbia un altro nome, se lo andassimo a prendere. È una... oddio, dove cavolo stava? Eccolo qui. È un relay. Ma forse è meglio chiamarlo reroute, perché mi dà modo di ripartire da lui per connettere anche più volte a più output, a più input, scusate, quello che c'era prima. Un reroute, un relay, chiaramente prende ogni tipo di dato, quindi può essere applicato ovunque, e può essere anche cancellato semplicemente senza perdita della connessione. È l'unico componente che ha questo atteggiamento. Però chiaramente, se io vado a cancellare adesso questo elemento, vedete che rimangono le connessioni come erano state stabilite. Quindi ho perso la connessione col 12 e col 32,5. E ho una lista strana: ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, 44 con 33. Ragazzi, io sto andando veramente piano 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 piano. Se voi però sentite il bisogno di impostarmi a velocità 1,5, basta che me lo dite, ok? Come sta andando fino ad ora? Bene? Okay. Come? Ok, sì, ripetiamo questa operazione. Allora, con lo shift io in realtà posso connettere ad un input diversi elementi, ma per cancellare in realtà ci sono più metodi. Il più lungo forse è, con il control, fare l'operazione inversa di connessione. Vedete, il cursore diventa rosso, almeno nel diciamo con una freccetta rossa ed un meno. C'è anche un altro metodo però, che è cliccare con il tasto destro non a casaccio sul componente, ma direttamente proprio sull'input, sul testo dell'input, e andare su disconnect, dove io ho la scelta di disconnettere un elemento singolarmente, o il pannello o lo slider, o tutto così indistintamente. E questo può essere comodo appunto quando avete una serie infinita di dati da sconnettere o connettere. Ora abbiamo lavorato con Grasshopper nella modalità più scomoda possibile, a mio avviso. Ce lo siamo permessi perché chiaramente è l'inizio, ed è la modalità comunque che Grasshopper vi impone all'inizio, senza che voi possiate avere modo di scegliere. Questa modalità
non prevede l'utilizzo di iconcine, delle iconcine che in realtà trovavate in alto. Queste iconcine vengono sempre, abbiamo visto già prima, raccontate, ecco, in modo verboso, con un titolo, un testo che dovete leggere tra l'altro così inclinati, e che dal punto di vista didattico spesso non vi aiuta a ricordare, perché abbiamo una doppia caratterizzazione, sopra icone, sotto testi. Testi che abbiamo visto anche nel caso del replace text, scusate, di base in realtà era questo rap. Oh, mamma mia, e che sarà mai? Io ci torno dopodomani sul mio progetto, magari lì per lì me l'ho ricordato che roba era. È possibile che ogni volta devo stare a leggere questo testo tutto quanto insieme? Oppure non posso avere una corrispondenza con le icone? Sì, per fortuna sì. Per farlo bisogna andare in alto sul display e voi avete meno cose di me, ma qualcuna la metteremo in più con delle plugin. Però sicuramente avrete Draw Full Name che vi farà almeno tirare un sospiro riguardo al contenuto degli input, degli output e almeno vi dà il nome per esteso del componente. Un'altra modalità, è quella appunto di aggiungere le icone ai componenti. Draw Icons, sempre nel menu display, trasforma tutti questi componenti che abbiamo visto da generici, anonimi, componenti con un nome a elementi che riportano la stessa iconcina che era presente, almeno nel 99% delle volte, che era presente anche nelle scelte rapide, che era presente anche nelle ricerche tipo geometri, quante O ci vogliono in geometri? Ecco, tipo geometri, vedete, corrisponde l'iconcina. Quindi potrebbe essere utile questa cosa, ma purtroppo nasconde ormai il nome, quindi voi potreste poter non avere una corrispondenza diretta di come si chiama quel determinato elemento che adesso però avete imparato la sua icona. Avete imparato la sua icona, poi il giorno dopo, oddio, mo quell'icona dove sta? E come si chiamava? Non mi ricordo. Quindi o passate ore e ore, manco fosse il catalogo di Netflix a girarvi tutte queste icone, oppure nella speranza di trovare quella che vi serviva, oppure compiamo un passetto in più, cerchiamo di aggiungere ad ognuna di questi componenti l'icona, sì, ma anche il nome per esteso, se possibile. Per farlo, voi non lo potete fare adesso, ma lo facciamo insieme. C'è una piccola plugin, in realtà ce ne sono almeno due, vi consigliavo già l'altra volta Bifocal. Ho visto che anche Sunglasses in realtà è stata rimessa dentro Food for Rhino, forse era una defaillance momentanea, per fortuna mia è tornato. E quindi vi invito a scaricarlo e lo facciamo insieme. Per la prima volta inseriamo la nostra prima plugin. È una plugin che non agisce dandovi nuovi componenti, è una plugin che agisce modificando leggermente la visualizzazione di questi. Se io attivo Sunglasses, guardate che bello. Per ogni componente, oltre l'iconcina, compare sopra il nome. Quindi io domani, se mi ricordo quell'iconcina, ma mi ricordo che almeno list o almeno item esisteva, io posso cercare list. Verrà fuori qualcosa, oddio, non è venuto fuori in questo caso, però item, ecco, viene ricercato. Oddio, guarda, l'iconcina è proprio quello. Sì, allora si chiamava list item. Perfetto, lo posso usare. Attenzione a questo qui. Come si fa a installare la nostra prima plugin? I ragazzi del corso ormai sono degli esperti, nel corso di ambientale ormai sono degli esperti, no? Però, per tutti gli altri, anche quelli che sono a casa, come faccio a installare la mia prima plugin? Innanzitutto,
Devo scoprire, vengo a scoprire che c'è un sito di riferimento, si chiama Food for Rhino, cibo per rinoceros, che contiene plugin di Grasshopper, ma non solo, anche plugin direttamente di applicativi di grasso di rinoceros. C'è una barra di ricerca in alto, ma c'è anche la necessità da parte mia di creare un account. Qui in alto non leggete questo che leggete da me, ma leggerete probabilmente accedi o account o qualcosa del genere. Vi prego di creare per la prima volta un account se non ce l'avete già. Chi è che non ha un account? Di voi? Tutti? Tu non ce l'hai? Ok, lo facciamo subito allora. Lo facciamo subito tutti insieme. Cogli l'occasione, io mo esco, ecco. Per andare su Registrati, inserire i dati necessari che sono un utente, email e password. In più il captcha, che chiaramente cambia di caso a caso, di caso in caso. Una volta che avete compiuto questi passaggi, sarà necessario andare a verificare l'email. Mi raccomando, altrimenti l'account non è attivo. E a che mi serve l'account attivo? Mi serve per scaricare qualunque contenuto, e altrimenti è bloccato. Diamo un pochino di tempo per fare questa operazione. Emanuele, tu invece avevi già un account, vero? Immaginavo. Però l'ho fatto recentemente perché la mia Sì, io con voi al corso sono un po' più buono, tra virgolette, vi do già del materiale, però qui vediamo anche il modo per farlo in modo autonomo, chiaramente. Al corso non abbiamo sempre tutto quel tempo. Sei riuscito a fare la registrazione? Stai aspettando la mail? No, ancora no. Ok. Va bene anche bifocal. Te lo devi mettere però ogni volta in scena. Quello è la differenza. Per questo preferisco Sunglasses, proprio per questo. Oggi no, non la trovo. Ah, oggi è giovedì, scusa, è giovedì. Perdone. Spin-off, immagino che intendesse. Al Sant'Angelo Magno, al terzo piano. Sì, oggi è giovedì, perdone. Ho detto pure io l'altra volta, sì, giovedì. Okay. Oppure se è al corso è al Castellano, se non erro. Stamattina. Poi pranzerai, tu. Non ti ha dato migliori ispirazioni? Allora forse sarà qui. Che bello avere la sede distribuita. Sì, dove preferisce esattamente? Ci sei? Bene,
dammi tu il là quando posso partire. Ah, ok, scusa. Ok, allora andiamo a cercare la nostra prima plugin. Innanzitutto scopriamo che sotto ce n'è veramente un mondo. Se vado su App per Grasshopper, si chiamano così app comunque, scopro che ci sono la bellezza di non so, oddio, ultima sono quante pagine? 64 pagine da circa 10 elementi l'una, quindi 640 plugin già così da poter scaricare. Ora capite perché io ne ho scaricate così tante, perché insomma, devo provare, devo provare. Vi ripeto sempre che sono io quello strano. Allora andiamo a fare una ricerca, anche qui si poteva fare però, andiamo a fare sulla home, una ricerca di sunglasses, occhiali da sole. Sunglasses, premiamo invio e viene fuori lui. Compatibile qui con Windows, con Rhino e giustamente con Grasshopper. Vedete queste iconcine. Entriamo dentro e veniamo a contatto con la pagina che ci dà delle informazioni di solito maggiori rispetto alla plugin che abbiamo scelto. In basso dovremmo trovare scarica. Le ultime plugin purtroppo non vedrete scarica a volte, ma vedrete installa. Perché? Perché vi riporterà su Rhinoceros dove è stato integrato una sorta di App Store. Vi riporterà una visualizzazione simile a questa, che però è accessibile solo da chi ha la licenza, in qualche modo, o non voglio sapere in che altre maniere. Qui troverete comunque le stesse, non proprio le stesse, però molte di quelle plugin, le troverete anche qui e le potrete installare cliccando semplicemente su un tasto. Io ne ho installate, vedete? Già queste. E le potrete anche aggiornare. Ad esempio, vedete, qui mi dice, guarda, c'è un aggiornamento per Fennec, lo vuoi fare? Però posso decidere io. Diversamente, nel caso ci fossero aggiornamenti sulle plugin scaricate da Food for Rhino, dovete andare a manina a trovarmele, nessuno va avverte. Ma non facciamoci intimorire, scarichiamo la nostra prima plugin. In questo caso ci ha scaricato una plugin con estensione GHA. A volte ci sono degli zip che contengono un GHA oppure un GHUser come estensione, o contengono anche dei file DLL. In ogni caso, esistono due tipi solitamente di plugin: quelli con l'iconcina verde, ma non è con come vedete da me perché sul mio computer ha deciso di diventare bianca l'iconcina verde, e quelli con l'iconcina arancione. Adesso li vediamo meglio. Su Grasshopper potete accedere alla cartella che contiene le plugin andando da File su Show Special Folder, su Special Folder, scusate, e abbiamo sia Component Folder che User Object Folder. Partiamo da Component Folder. Se ci andate voi, magari è vuota a voi, però qui dovreste potenzialmente trovare tutte le plugin con estensioni GHA che, se siete persone normali, chiaramente sui vostri computer, se avete computer normali, sui vostri computer sarà verde, sarà un'iconcina simile a quella che vedete qui, quindi una cavalletta però verde. A me sono pagine bianche, scusatemi. Mentre se andate nella cartella chiamata User Object Folder, ci torno da qui, compariranno elementi come quelli che vi ho descritto, ma di tipo GHUser, quindi con l'icona arancione. A me per fortuna almeno l'arancione compare. Chiaramente questi potranno essere anche suddivisi in sottocartelle. Quindi io per esempio qui ho inserito Gizmo,
Invece di lasciare tutti questi componenti liberi nella root dello user object, li ho inseriti in una sottocartella, verranno caricati benissimo lo stesso. Ora però noi abbiamo a che fare con un file GHA, un file quindi che ha necessità di essere inserito nella cartella libraries o, se non la ritroviamo, show special folder, scusate, component folder. Che è questa qui che si è appena aperta, che è la cartella library, se lo leggiamo anche qua sopra. Inserite il GHA appena scaricato qui dentro, assicurandovi con il tasto destro che nelle proprietà di questo oggetto non compaia, almeno su Windows, un blocco in questa parte diciamo, del pannello. Se c'è un blocco lo leggete, c'è scritto proprio file bloccato, vuoi sbloccare? Sì. In questo caso non c'è nulla, va benissimo. Quindi scusi, io annulla blocco, diciamo, non è già più Se ce l'avete sì, annulla blocco. E date ok, chiaramente. Se è andato tutto a buon fine, riavviate Rhinoceros, riavviate Grasshopper, e andando qui sopra nella cartella display dovrete avere anche voi la voce Sunglasses. Hai tante plugin? Hai tante plugin installate, no? Ah, adesso sì, quello, è la colpa mia, sempre colpa mia. Ditemi quando ci siete, no? Datemi un feedback. Solo se c'era della geometria, altrimenti è comunque un file vuoto. Allora, ogni volta che tu clicchi due volte sul file GH, cioè il file di Grasshopper, quello con l'iconcina blu, per capirci, lui non ti fa partire Grasshopper all'interno del Rhinoceros eventualmente aperto, ma ti apre un'istanza nuova, purtroppo. E quindi avrai tanti rino ogni volta che ci clicchi due volte, purtroppo. Però credo che questa cosa viene corretta nella 8 di Rhinoceros, dove si potrà aprire in più schede, un po' come succede su AutoCAD, diversi oggetti di rino, diversi componenti, diversi file di rino. Tra l'altro vi dico, anche vi anticipo una cosa, voi state facendo un corso su un Grasshopper ormai vecchio. Non lo sapete, ma è in sviluppo la versione 2 di Grasshopper. Non potete accedervi ancora, cioè ci potete accedere se avete una licenza, scaricando la WIP, la Work in Progress di Rhinoceros 8. Però cosa cambia? Cambiano diverse questioni, la logica è la stessa, rimane tutto intatto, quindi tutto quello che imparerete lo potrete riutilizzare di là, però vengono rimpastate sicuramente tutte le icone. Hanno fatto un lavoro bellissimo, stanno facendo un lavoro bellissimo di ridisegno delle icone. Stanno inserendo delle funzionalità aggiuntive, soprattutto per la visualizzazione, bellissime veramente. Stanno inserendo anche delle meccaniche nuove oltre a quelle che abbiamo visto. Ci potrete accedere quando Rhinoceros 8 però sarà pronto, purtroppo. Per ora facciamo finta che non esiste, però ve lo dico per completezza.
vorrete continuare. Ci siete tutti con la prima plugin? Ok. No? Ok. Era bloccata? Ma hai riavviato Grasshopper? No, no, PC no, 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 non esageriamo. Era inserita nella cartella corretta? Era inserita nella cartella libraries? Me lo giuri? Posso venire a vedere? Potrebbero essere un po' di quasi. Tu lo sai così, però vuole usare il modulo. Che però necessita che per il modulo di un modulo di scelta anche la da super. Se qualcuno appunto non avesse possibilità di far girare Sunglasses, che vediamo un po' nelle compatibilità. No, nelle compatibilità dice che anche Rhino 6. Che versione di Rhino 6 aggiungo? Allora, versione di Rhino 6. E dai la 7, dai. Assaggiate. Vai. Allora, vai qua su grasso, su Rhinoceros, quindi abbassiamo un attimino Grasshopper. Vai su Help, About Rhinoceros, e nella finestra che viene fuori tu avrai scritto qui versione 6 SR, e quella poi la versione di Rhino 6, cioè il... Versione 6 scritto 6.1. Wow, appena uscita proprio, nuova nuova. Allora, dovete sapere che purtroppo è per questo anche che è consigliabile sempre avere la versione più aggiornata, sappiate come, immaginate voi come, perché le plugin di volta in volta vengono sviluppate per l'ultima versione, o comunque con l'ultima versione, quindi compatibili, non retrocompatibili. Come vedi, Rhino 7 è uscito da solo un anno, grosso modo, poco più. Hanno già fatto 24 versioni. Io sono l'SR24. Per la 6 ne sono usciti pure una trentina, quindi siamo già quasi a fine ciclo di vita della 7. È molto complicato quindi gestire anche le plugin, soprattutto di Rhinoceros con di Grasshopper con questa metodologia, però è questo purtroppo. Non ne vieni fuori. Fatti dare una soluzione dall'amico nostro, dai. Però nel frattempo, se proprio vuoi comunque imparare insieme a noi, puoi provare Bifocal, che è molto più vecchio, Bifocal, che addirittura è compatibile con la 5, se non erro. Bifocals. Ok. Ecco, e quindi non dovresti avere problemi. Compatibile con la 4, addirittura. Pensate un po'. La 4 è uscì forse più di 10 anni fa. Comunque, tornando a noi, abbiamo installato la nostra prima plugin, la possiamo andare a impostare andando su View e accendendo, scusate, su Display e accendendo Sunglasses.
Poi però ci sono un pochino di opzioni. Io vi lascio le mie, guardatele un attimo, poi rimarranno anche nella registrazione. Però vi invito anche a impostare le vostre, ok? Quindi giocateci tranquillamente. Le mie non danno, cioè scrivono in qualche modo nei componenti più nodi il testo, però sullo slider. Non mi dice questo è uno slider, non ne ho bisogno. Però se chiaramente vado a inserire, per esempio, un box, mi dà questa possibilità. E se al posto di box io lo chiamo ciao, sono una scatola, quindi vado a inserire una nomenclatura utile al riconoscimento di esso. Ecco, lui me la fa vedere e contemporaneamente continua a vedere però l'iconcina. Dello slider c'ho poco da capire uno slider, sta qua, cioè lo vedo. Quindi ho, diciamo, eliminato le cose superflue, mi faccio rivedere con quali impostazioni. Queste, addirittura extension, no, extension non c'è scritto niente. Giocateci voi. Di solito io però, e questo l'avranno notato anche gli studenti del corso di ambientale, non lavoro neanche così, ma con qualcosina ancora in più. Con un'altra plugin che si chiama, ce l'ho aperta che non mi ricordo come si chiama, no? Ce l'ho aperta qua, si chiama Persistent Data Editor. Lo sviluppatore non è esattamente un occidentale, come potete vedere dal suo nome. E l'utilizzo di questa plugin, che si installa più o meno alla stessa maniera, troverete sempre su Food4Rhino, ma attenzione, non è detto che voi possiate utilizzare le versioni installa, ma guardate qui sotto c'è la versione scarica. Fate caso sempre alla versione più aggiornata, in questo caso la più aggiornata è in alto, ma non è così scontato, a volte la più aggiornata è in basso. Scaricate quindi la vostra plugin, la installate e tra le tante cose che vedete anche nelle GIF animate qui sotto, vi dà l'opportunità, ve la faccio vedere io questa cosa, di accedere a questa possibilità. Mettiamo un'altra volta in gioco il Replace Text, che l'abbiamo già conosciuto. Ok, fin qui abbiamo l'icona, abbiamo il titolo in alto, abbiamo però la possibilità con questa plugin di scoprire di che materia sono fatti questi input e questo output. Come? Vedete, se io già ci passavo con la freccia sopra questi, io vedevo di nuovo l'iconcina di quei param che avevamo imparato un po' a conoscere. In particolare questo è un param di tipo testuale. Lo stesso vale per il find, lo stesso vale per il replace, lo stesso vale per il risultato. Ma se a colpo d'occhio avessi bisogno di questo, potrei attivare questo Persistent Data Editor attivando l'opzione Show Component Param Icon. E voilà. E qui rispondo anche a quello che mi avete chiesto l'altro giorno, al corso di ambientale. Questo è molto utile perché se io qui vedo un testo, beh, sarà più complicato per me, a meno che proprio non sia distratto, andarci a mettere un numero, che benché in questo caso funziona perché ci sono le conversioni, ok? Però capiamo che a precisa domanda dovremmo dare una precisa risposta. La domanda è l'input, e in questo caso l'input deve essere coerente. Andatelo a scaricare se volete. Vi do il tempo. Sì, scaricatelo perché installa probabilmente non. Scusami, qua, il primo che scarica è l'1.4, 1.1.4. Sì, è identico, anzi lo scarico anch'io giusto per verificarla sta cosa, ma sì, è un GH. Identico, quindi stessa modalità. Che c'è? Non c'è. In che senso? Oh. Buon, buon, buon.
Scusa. Grazie. Scusa, puoi ripetere il nome dell'ultima plugin? Cioè questo. Certo. Persistent Data Editor. Grazie. Lo vedi sì, a schermo, si vede sempre. Sì. Perfetto. Quindi allora lo attiviamo sempre riavviando Grasshopper Rhino Cheros, lo troviamo sempre su display, che fa un pochino vedrete. Il suo comando è Persistent Data Editor, però l'opzione specifica per vedere quello è Show Component Paramicon. Chiaramente anche qui vi invito a giocare con queste specifiche. Capsule Render, ve lo dico giusto per completezza, non è importantissimo, è dello stesso autore di Persistent e mi permette di rendere tutto un pochino più piatto. Cioè, ho tolto un po' quegli rigori grafici dei componenti. Di base, il render delle capsule era tipo questo. No, così, era tipo questo. Io ho tolto l'highlight. Solo una questione grafica. C'è anche la possibilità di modificare i tipi di, come dire, di linee con un altro plugin che si chiama Rich Wire Types, dove io posso decidere di avere connessioni dritte e quindi non più ammorbidite come di base, oppure, ecco, a gomito, o tornare alle classiche. Che alla fine in realtà preferisco per mille motivi, alle classiche morbide tondeggianti. Questi però sono orbelli grafici, non mettono e non tolgono nulla. Mentre almeno i primi due che vi ho dato hanno una logica legata sicuramente alla didattica, gli altri no. Ragazzi, sono le 13. Io continuerei fino alle 4. No, sto scherzando, sto scherzando. Sto scherzando. Resto qui per eventuali domande, però vi anticipo solo un pochino di cose. Vi anticipo che non abbiamo visto chiaramente tutta la parte relativa alle esercitazioni che comprendono, ecco, tutto quello che c'è qua giù. E sono esercizi, vediamo solo i nomi, in cui andremo a dividere curve e creare linee, scusate la fantasia qui, non aveva un vero senso, decomporre geometrie, decomporre sembra una cosa brutta, no? Cioè il compost è scomporre geometrie, estraiamo dati da una lista, andiamo a fare un esercizio abbastanza simpatico, quello del proximal grid. Adesso vi tengo un po' in sospeso. Costruiremo delle scale, quindi i primi elementi architettonici. Facciamo un po' gli architetti. Poi torniamo un attimino alle liste, perché impareremo una cosina. Quindi andiamo a imparare come si lavora con le liste e con gli alberi, quindi con più rami. Una lista con più rami è un albero, ecco, un tree. Infine, alle scale di prima andremo ad aggiungere il corrimano. Se volete, avete suggerimenti, visto che tanto per oggi ci fermiamo qua, noi possiamo co costruire anche altro oltre questo che abbiamo visto. Okay, queste sono le tre. La prossima volta a palla su questi. Ok? Però si accettano suggerimenti. Per oggi tutto chiaro? Chiedo anche a casa, ragazzi. Siete ancora vivi? Grazie, sì, scusa, ti posso chiedere una cosa? Certo. Ora che ho riavviato la seconda volta per il secondo plugin, non mi fa più vedere le cose di Sunglasses, nonostante prima me le facesse vedere. Riattivale. Probabilmente hai chiuso in una Ce modalità un l'ho po' forzata. selezionata Sunglasses. Cosa Ma l'hai selezionata tu? Non... Attento alle opzioni, te le faccio rivedere. Identiche alle tue.
No, ma prima, il problema è che prima c'era e ora non c'è più. No, Non c'è proprio più Sunglasses. c'è Sunglasses, è attivo, ma se metto degli elementi non mi fa vedere il test, cioè il Guarda, completo attivo sia. ha lo sfondo blu, disattivo, vedi, non ha più lo sfondo blu. Ok, in teoria è così, però boh. Metti un componente che ti dico io, metti il replace text. Può essere il tipo di componente non compatibile con quello. Vedo TFR e il simbolo in mezzo, AB freccia C, però non me li fa vedere. Posso condividere un attimo lo schermo? Certo, scopriamo che cosa è successo. Prima funzionava però, giusto? Esatto, quello è strano. Allora, andiamo a vedere che cosa è successo a Cristina. Vedete? Sì, ok, hai attivato Questo ce questo. l'ho selezionato, giusto? Sì, è giusto, vai su Sunglasses. No, c'è I download zoom. Vedi che non erano proprio le stesse opzioni. Mi manca? No, prova a zoomare indietro o in avanti. Prova a zoomare in avanti, no. E che ti manca? Scopriamolo Non capisco perché, insieme. te lo Un attimo assicuro, per prima lo riguardo le vedevo. opzioni. Allora, il primo sì, due no e poi tre sì. Component e parameter dentro. Riguardo da Esatto. te, sì, sono proprio le stesse. Lo riattivo magari. Prova a disabilitare un attimino quello dei parametri che ti ho fatto attivare. È disabilitato questo. Ah, aspetta, aspetta, ci ha fatto notare. Ciao, buon proseguimento, grazie. Alla seconda riga ci sta facendo notare Noemi, display only custom nickname, devi toglierlo. E quale, Su scusa? Sunglasses, entra nelle opzioni, ok. Display only custom nickname, devi togliere. Ciao, grazie a te, a presto. Ok. All'interno non c'è. Come? All'interno però sembra che mi dà le sigle. È perché devi sempre attivare draw full name. Ti sei dimenticata draw full name. Ok, grazie. Meglio? Sì, fantastici. Grazie, buona giornata. Buona giornata a tutti voi. Ciao a tutti ancora a casa. Allora, Arrivederci. arrivederci, presto avrete la registrazione. In qualche maniera vi ricontatterò. Se comunque non doveste riceverla, scrivetemi per favore. Grazie, ma tu la mandi a tutti? Di default? Sì, adesso in realtà cercherò di fare una playlist YouTube come vi scrivevo, in modo tale da non dovervela mandare, mandando una volta sola la playlist, poi quella crescerà e piano piano si riempirà di tutto quello che abbiamo fatto. Ok, grazie. Grazie a voi, buona giornata.